Allora, possiamo iniziare. Dunque, allora intanto inizio chiedendovi, oggi possiamo fare un buon lavoro, secondo me, però mi serve sapere il vostro livello di preparazione. Allora, vi chiedo appunto se fate già trading, da quanto tempo, dico, prego. Una alla volta descriva quello che fa. Sì. Esatto, da qualche mese l'ho vista E su prendere. che cosa, su che strumenti? In genere, nel senso che la forma, Sì, no, forex, quali mercati? forex, Ah, forex. prettamente forex, poi praticamente lo diventi in Sì, generale, è future, applicabile. esatto. Sì, assolutamente, infatti lo vedremo oggi e poi appunto da oggi iniziamo anche un programma di proprio di, sì, non di integrazione, ma proprio di pratica, se vuoi, anche di trading reale, e ne parliamo dopo. Ok, tu invece? Io diciamo così, non è che sono un trader vero e proprio, sicuramente, però per il momento ho investito in livello di custodia in società americane, per me il forex sta Quindi come tramite forex, azioni, no? Su, ok. esatto, esattamente Anche quello, OTC hai fatto? no, praticamente sono Nasdaq, ok. per me il forex è stato un po' un punto interrogativo, nel senso che con le oscillazioni che sono state negli ultimi anni, E da quanto tempo lo fai? ma diciamo ho iniziato forse un anno Forex. no, ma Ah, tutto? diciamo che per me il tasso di cambio euro-dollaro è stato un po' una variabile da gestire, Rispetto a... Ok. Ma quindi poi hai fatto anche trading da lì direzionale sul forex o l'hai sempre no, usato solo per il per momento no, copertura? esatto, per il momento per me era un discorso di copertura. Ah, ok. Più di recente sto rivalutando un po' la situazione, perché diciamo, il mercato americano ci sono entrato sperando che salisse un po', comunque in generale, da quel punto di vista non ho sbagliato la direzione, però adesso mi sto andando un po' alto, quindi sto un po' valutando cosa Ok. Va bene. Luca lo conosco, quindi non importa. fare. Ma insomma, Tu, no, di io fatto sono faccio solo chi non certo. conosco, anche il signore lo conosco perfettamente. Bene, so che veramente opero sui mercati poco su Forex, è stato Sì? Future, quali? L'euro-dollaro quindi lo fai sul CME, eh? E non sul Forex. Ok. Sì. Quindi in totale da quanti anni hai detto, scusa? Sì. E quante ore al giorno riesci a dedicare? Quali? Dalle 8 anche alle? Sì, per la preparazione. preparazione dalle 6:30 a 7 la mattina fino Ah, buono, è una buona alle 10. E cosa. È poi l'orario migliore, secondo me. Questo un po' per tutti i mercati. Sì. Bene, complimenti. Allora, signore, lo conosco, se cioè, no, dimmi so. ho appena iniziato, diciamo Quindi che simile a lui, ok. mi sono sempre dedicato a seguire Azioni, mercato italiano, proprio no, americano. americano, sì. Per esperienza, ho avuto brutte esperienze perché piano piano sono diventato molto innovativo, molto conservatore. Sì. E non avevo, avevo sempre usato una grande divisione fondamentale che sta usando le società. Questo da quanti anni, scusa? Ma più 5 4-5, quindi anni. dal DNA. Prima del crollo del 2008, Ah, ok. ok. Esatto, no, Poi, mi viene in mente perché l'analisi no. fondamentale, appunto, da lì in poi si è un po' persa, come. Infatti a quel punto lì ho avuto poca fiducia nel. Per quanto magari seguendo determinate filosofie piuttosto Sì, che va bene. altre, però alla fine dici crolla tutto, Hai crollano capito. tutti insieme. Per cui adesso ho valutato la possibilità anche di fare un discorso dell'analisi tecnica, vediamo come tende insieme le cose o vediamo che risultati ottengo Certo.
solo con un'analisi tecnica. E tu analisi tecnica cosa hai studiato? Ma ho studiato poco, diciamo. Sì, poco quanto hai, insomma. Ultimamente sono andato a fare quei corsi che, vabbè, alla fine sono banalotti della privata, sì, sì. Vabbè, sono... Guarda, esatto, tutto aiuta. Io sinceramente penso che in quel caso, come in tanti, è giusto coprire una fascia bassa del mercato della didattica, lasciami dire. Cioè, fascia bassa intendo dire non migliore o peggiore, ma per chi inizia. Quindi nel caso che hai citato, al di là di tutto, credo che sia utile perché dà modo alle persone di... Se vuoi avere un atteggiamento rispetto al denaro anche, perché poi c'è tutto il discorso, la ricchezza e compagnia, e pensarlo in un modo che magari non hanno di per sé, capisci? Quindi secondo me l'opera... Ma sì, ma così, stai un po' chiacchierando. No, beh, io direi... No, abbiamo scritto un paio di persone... Sì, per due per strada anche, mi hanno scritto a me. No, stavo facendo presentare loro perché non li conosco. Sto facendo un piccolo streaming col video live, che tanto... Esatto. Tu volevi dire due parole? Sì, no, volevo solo un benvenuto. Allora, vieni qua che se no non ti vedono da casa. Vabbè, che tanto. No, almeno ti presenti. Non ci perdono molto. Vabbè, lui è Gabriele Vedani, che è il mio. Niente, grazie per essere venuti. Abbiamo organizzato questa nuova data perché, come sapete, sono qui e abbiamo 22 posti. C'è un successo notevole. E niente, buon lavoro, mi auguro che sia una giornata proficua. Sì, tra l'altro sotto il torchio, fate esatto. Domande. Da oggi introduciamo anche e vedremo anche il trading con la piattaforma FCN e dalla prossima volta annunciavo appunto faremo proprio incontri di trading reale. Per adesso ancora la oggi, giusto perché è molto teorica, iniziamo a usare solo per oggi quella demo. Dalla prossima volta io aprirò, lo faccio oggi, un conto con FCN. E faremo solo trading reale, quindi un orientamento molto più pratico che non teorico. Quindi oggi è l'ultima. Il senso che vuol dire non allora, più nessuno si mette in cattedra o ha la presunzione di dire io conosco il mercato, eccetera. Per cui il senso delle parole di Stefano vuol dire invece di farlo vedere un'operazione che comunque rimane in vita, per cui alla fine oggi che lui guadagna per 110.000 euro, alla fine fa sempre come trova. Penso, e questo se voi siete passati a un conto reale l'avete sicuramente già provato, è completamente diverso il mondo demo da quello reale, ma non perché la piattaforma sia diversa, il tipo di prezzo è uguale, insomma, in questa maniera, è perché entra in gioco due secondo me elementi che sono fondamentali. Uno è il discorso emotivo, quindi comunque cambia radicalmente, no? Quando si gioca per giocare, quando si gioca con un obiettivo. E l'altro discorso è che è importantissimo il discorso di money management, quindi sapere che con dei soldi reali non ci sono purtroppo risorse infinite, quindi bisogna utilizzare leva, margini. Noi siamo molto noiosi da questo punto di vista, ma diciamo per vostra cautela. Gabriele, ti faccio una domanda io perché mi è stata fatta in questa settimana dopo, successo la settimana scorsa. No, io mi hanno chiesto ma perché collabori con FCN? Io ho dato una risposta semplicissima, vorrei che spiegassi cosa significa. Io ho detto perché è un non dividend. Okay. Se vuoi chiarire anche per le persone a casa un attimo cosa vuol dire, sì, solo questo. Molto semplicemente cambia radicalmente il modo in cui vengono eseguiti gli ordini di cliente. Esatto. Allora, da un lato c'è l'esecuzione quella classica che utilizzano tutti dalle banche a quelli che si definiscono broker, nostri competitor, ma non sono broker, ossia loro formano un prezzo e danno loro un prezzo ai clienti e questo ha impatto su tre cose in ordine di gravità, secondo me. Uno è che comunque se io quoto, voi un prezzo, ve lo dico io, ho fatto prima di fare il broker, esatto, per 10 anni il market maker, quindi ho la posizione di conoscere abbastanza molto dinamiche. Se io faccio un prezzo a voi, prima cosa ho sicuramente un interesse contrapposto a voi, quindi ho un conflitto di interesse. Più alto comprate voi, più alto venderò io, quindi meglio per me per voi, e viceversa, più basso vendete voi, voi siete, avete venduto basso, io ho comprato più basso, quindi è meglio per me. Il secondo aspetto è che questo rapporto broker o market maker cliente fa sì che il prezzo che io quoto a lei sia differente da quello che quota lei e via dicendo.
e questo purtroppo oggi buongiorno, buongiorno, buongiorno. E questo purtroppo oggi con la tecnologia è molto, può molto facilmente far sconfinare i comportamenti non trasparenti. Vi faccio un esempio su tutti, facciamo finta che questo lato del tavolo sia short euro dollaro e questo lato del tavolo long euro dollaro. Tecnologicamente io posso riconoscere il vostro posizionamento e magicamente chi è short euro dollaro, quindi deve comprare per chiudere la posizione, avrà un prezzo di euro dollaro più alto, quindi più caro in caso di acquisto, e chi è invece long euro dollaro avrà un prezzo di acquisto, quindi vendita in questo caso più basso, perché ovviamente so che per uscire dalla posizione è più probabile che debbano. E il terzo fattore è quello della cosiddetta manipolazione degli ordini, quindi vedendo io gli ordini che avete, i voli, io posso manipolare i prezzi in modo da far partire questi ordini. Facciamo un esempio, adesso l'euro dollaro quota 1.3424, facciamo finta che lei venda 1.3402, metto uno stop a 1.3406, per dire, non voglio rischiare molto. Io su un ordine 1.3404 posso quotare solo lei 1.3404.06, lei si trova stoppato e perché dopo 1.2.4 mi metto una che non sono fatta e non è vero. Detto proprio in maniera banale e molto trasparente. Per togliere tutti questi problemi dal tavolo, la FCM nel 2007 ha abbracciato il modello di esecuzione no deal index, che significa in soldoni che noi abbiamo 15 tra i maggiori fornitori di liquidità al mondo, le più grandi banche che conoscete, come dei fondi, come dei grossi manager, che ci quotano i loro prezzi, ci danno gli interessi e competono tra loro, quindi noi sostanzialmente abbiamo i nostri trader, non ci sono, ma sono dei server, dei mega server, dove tutti questi flussi di prezzi sui vari strumenti arrivano. Questo noi chiamiamo BBOE, che sta per Best Bid Offer Engine, cioè un motore che automaticamente sceglie il miglior bid, il miglior ask, il miglior denaro, il miglior lettera, li mette esattamente in ordine e chi ha il miglior bid viene quotato, chi ha il miglior ask viene quotato. Quindi molto raramente il prezzo che voi vedete su uno strumento è fatto del bid, dell'ask e dello stesso fornitore di liquidità. Ovviamente sul prezzo che voi vedete ci è aggiunto il nostro markup, perché noi non siamo in odios, ma siamo un'azienda che tende a fare profitto, grazie a cielo riusciamo normalmente a farne in maniera decente. La cosa bella è che così facendo voi non avete nessun problema di commissione per tutto quello che cliccate, il vostro prezzo incluso di tutto, cioè della nostra intermediazione. Non avete problemi di requote, non avete problemi di manipolazione, nessuno vede i vostri ordini perché l'esecuzione è completamente anonima, perché questo processo spetta esattamente in due, e quindi c'è come se ci fosse un arbitro, cioè noi, che sta a metà tra quello che volete fare voi e quello che fa il mercato. Quindi i vostri ordini arrivano a noi e noi abbiamo dei flussi di prezzi dalle controparti. Quando il vostro ordine matcha il prezzo della controparte, noi facciamo partire gli eseguiti, quindi prima dalla controparte, prima dobbiamo avere la certezza di avere quel prezzo sul mercato e poi l'esecuzione a voi. Quindi è bello perché voi non sapete che state lavorando con Merrill Lynch, Morgan Stanley, Bank of America, eccetera, eccetera, ma molto più importante dal vostro punto di vista, credetemi, è che nessuno sul mercato sa che voi avete degli stop loss lì, degli ordini di ingresso lì, che siete long, che siete short. Qui c'è un completo anonimato della vostra partita di prezzi. Devo parlare di un'altra cosa. L'ultima cosa che volevo aggiungere era sul discorso appunto spread e compagnia. Io quello che aggiungo, ma anche per esperienza personale, è che a volte il mezzo pipo in più o quello che è può significare qualità, perché la qualità è vitale, qualità della connessione, affidabilità e compagnia. Quindi sì, questo è un elemento importante, cioè non sempre, io mi ricordo il tempo appunto c'era il PIP in più, mi pare, no? E quello che è. Allora, molto trasparentemente, la corsa a dare spread molto ridotti è stata per il 2011 estremamente di moda. Quindi ve lo dico senza proprio rossori. Tanti nostri competitor nel 2011 hanno incominciato a restringere gli spread. L'idea era: noi restringiamo gli spread,
diamo teoricamente un prezzo migliore, ma in realtà è un prezzo che virtualmente migliore, virtualmente migliore, e prendo più business. Noi di FXIM non siamo andati dietro a questa cosa per due motivi principalmente. Il primo, la nostra esecuzione, così come ve l'ho spiegata, ha un costo notevole. Noi abbiamo dei costi di connettività nei vostri confronti, ma soprattutto nei confronti delle controparti, enormi, perché noi dobbiamo garantire a voi 24 ore su 24 che il flusso di prezzi e quindi su controparti arrivi, che sia sempre preciso e che quando voi mettete un ordine venga eseguito. E ha un costo, perché rispetto alla prima opzione che vi ho mostrato, cioè quella del market maker, noi duplichiamo sostanzialmente i costi di connettività e i rischi anche di errore, perché non c'è solo tra noi e voi, ma c'è tra noi e voi e tra noi e il mercato. Quindi capite che è un sbocchiamento. L'altra cosa è qui, prendete la con le molle questa cosa che vi sto dicendo, però poi la verificherete sul campo. Io ho i capelli bianchi, io vengo da aver visto tantissime fasi di destinazione, perché appunto, dicevo prima per alcuni di voi, io sono arrivato per questo lavoro perché mi ho affidato un titolo della tesi dell'ingresso della sterlina nel sistema monetario europeo. 1991 io faccio la tesi, nel 1992 a settembre certo. Il sistema monetario europeo esplode e ne fuoriescono la lira e la sterlina. Quindi ho vissuto momenti, poi non parliamo anche di Russia, Brasile, cose gemelle, l'euro che è stata un'altra rivoluzione copernicana per il nostro mercato, lo yuan che poi magari avrà molti più effetti fra pochi anni di quanti ne ha oggi. Quindi ho visto tante situazioni di mercato e quello che vi posso dire è che oggi gli spread che voi avete in piattaforma sono estremamente competitivi, sono degli spread che a livello anche istituzionale noi interbancario non avevamo. Quindi sinceramente, adesso non voglio tirare l'acqua al mulino di FXIM, non sto facendo vendita, non sto intendendo. Secondo me avere due tipi di spread, o uno e mezzo, uno e due, non deve essere quello che vi abbaglia in qualche modo. Considerate che noi, come i nostri competitor, siamo aziende che cerchiamo di fare profitto. State attenti a chi cerca di fare profitto sulla vostra pelle, quindi mette le mani in tasca, o chi invece cerca di fare profitto, come facciamo noi, perché vi diamo un servizio, perché vi diamo comunque un'esecuzione fair, perché comunque contiamo che voi eseguiate e noi guadagniamo dal markup su quello che voi fate, però capite che così facendo noi abbiamo bisogno che voi continuate a eseguire. E quindi vuol dire che dovete guadagnare. Esatto. No, e da lì nascono appunto incontri come questo, con i futuri di trading reale, che hanno proprio l'intenzione di alzare il livello di sopravvivenza dei clienti FXIM, in modo molto chiaro e palese. Allora, io sono seduto di fuori. Grazie. La porta è aperta, fatto... buon lavoro, qualunque domanda, buon divertimento. Perfetto. Allora, detto questo, proseguiamo con la presentazione vostra. Allora, c'è lui che è appena arrivato, scusa, no, giusto per sapere un po' che livello siete, tu che trading fai, da quanto tempo? Sì, su? Ok, Forex principalmente, ok. Benissimo, tu? Io ho Forex. Da quanto tempo? Da un paio d'anni. E cos'hai, cioè demo, quindi stai anche studiando? Sì. Che cosa? Quali? Ah, ok, perfetto. No, appunto ne abbiamo parlato prima, secondo me appunto l'opera in quel senso è un'opera divulgativa abbastanza utile, quindi... Sì, esatto. No, ma infatti come dico sempre alza, diciamo, contribuisce ad alzare il livello di cultura finanziaria per chi magari non ha fin da subito accesso al rapporto col denaro, con i finanziamenti, tutte quelle cose. Quindi secondo me l'opera comunque è utile al di là di tutto. Bene, tu invece? Sì? Ok. Analisi tecnica, ok, perfetto. Tu invece?
Sì. Ah, ok. Quindi totale da quanto è che hai iniziato corso incluso? Sì, 3-4 mesi. Ok, perfetto. Va bene. Allora, adesso ho finito, no, vi ho chiesto questa cosa appunto perché volevo un po' capire a che livello siete per tarare poi l'intervento. Adesso mi presento io, adesso se io sono alla porta vogliamo arrivare qualcun altro così iniziamo. Allora, inizio a presentarmi io, dicevo, per chi appunto non mi conoscesse. Allora, io mi chiamo Stefano Bargiacchi e principalmente faccio questo lavoro di trading in modo esclusivo circa dal 2005. In realtà 2005-2006 è stato un anno di studio che ho dedicato esclusivamente allo studio, poi ho iniziato nel 2006 con il trading reale, affiancandolo al proseguimento dello studio e facendo un avanti e indietro, poi magari ne parliamo, con trading reale e trading simulato, che è una cosa che io consiglio, ma dopo approfondiamo appunto a chi sta iniziando. E poi ancora, dal 2007 ho iniziato ad affiancare l'attività di formazione con appunto un'attività che si svolge prevalentemente online, appunto con webinar, corsi, appunto soprattutto in video, anche adesso sto trasmettendo in streaming, anche se la qualità non è eccelsa perché l'ho messo solo all'ultimo momento, però ci sono appunto un po' di persone da casa che ci seguono. L'attività online poi, diciamo, aveva come fulcro il sito, che è questo qua, che si chiama ProfTe, che è il mio nickname, se volete. Ok. Ciao, buongiorno. E che appunto potete eventualmente usare come riferimento se non mi conoscete, nel senso che qui a destra avete questa barra di scorrimento e proprio vi dice prima volta, per chi inizia, eccetera, eccetera. Un po' una guida a quello che è il mio mondo, nel senso che poi sul sito c'è tutta una serie di materiali, appunto ci sono ore e ore di corsi video completamente gratuiti, ve li faccio vedere, sono qua di lato, video didattica ProfTe, c'è il libro che ho scritto e che ho da sempre rilasciato gratuitamente, è un pochino più avanzato, ma ripeto, iniziando da sopra, cioè proprio per chi inizia, insomma, magari non da leggere subito, cioè arrivate col tempo. E poi appunto c'è il discorso sul market profile, che è uno degli strumenti che io utilizzo e che oggi vedremo insieme. In realtà poi e negli anni il sito, blog o quello che è, si dimostra essere uno strumento un pochino non obsoleto, ma non più molto al passo coi tempi. Quindi oggi il fulcro della mia attività online è la pagina Facebook, che si chiama sempre ProfTe, e che appunto voi potete, facendo like, seguire. In modo molto semplice, qui io parlo di tutto quello che faccio, quindi stamattina ero in treno, venivo a Legnano, ho messo la foto, piuttosto che, e più interessante forse, parlo del mercato anche in tempo reale, cioè man mano che vedo e faccio, tipo questa mattina, mentre vi aspettavo di iniziare, ho messo questo piccolo commento sui future, perché io prevalentemente faccio future. Quindi ho guardato, questo è il mio piano di lavoro, un pochino com'era la situazione, e ho scritto quello che pensavo. Quindi se volete poi c'è anche proprio una continuità. Tra l'altro, dalla pagina Facebook potete anche mandarmi dei messaggi, quindi se voi guardate la pagina come utenti, qua vi compare il message e mi scrivete da lì. E, insomma, penso che sia uno strumento assolutamente efficiente per poter proseguire il discorso di oggi, se chiaramente vi interessa. Allora, oggi parleremo, dunque io farei così, visto che il market profile è un concetto un pochino avanzato, vi faccio vedere di che cosa si tratta, vi faccio vedere di che cosa si tratta
attimo, volevo seguire un attimo il mercato perché scusate, seguo anche il mercato nel frattempo che siamo un po' a un punto di svolta, parlo di sulle compagnie, quindi avevo piacere a seguire un po' quello che stava succedendo. Allora, dicevo, io appunto prevalentemente faccio trading sui future azionari, quindi come vedete sono questi, l'Eurostox, il DAX, eventualmente il nostro FTSE MIB è un pochino in secondo piano, il Bund, che ormai conoscono tutti, il titolo di Stato tedesco e quant'altro. Mercato americano, S&P 500 e Nasdaq, prevalentemente sui future. Però ho aggiunto il Forex da tempo a livello teorico e da invece poco tempo a livello pratico, per un motivo semplice, perché di base trovandomi bene con i future, uno nel trading deve trovare la propria nicchia, quindi sia a livello di orari, lui ad esempio mi diceva mentre aspettavamo, io lavoro dalle 8, quello che è 7 alle 11, che è il suo orario, perché la giornata gli consente di avere tutti i giorni quella, che è anche un orario molto buono, poi ne parleremo, e poi devi anche trovare il mercato, quindi io mi sono trovato bene sui future e rimango qua, è inutile andare poi a cercare chissà cosa o quant'altro. Però il Forex è da sempre chiaramente molto seguito, quindi da tanti anni ho esportato il discorso, quello qui, del market profile, dopo vediamo che cos'è sul Forex, più che altro come base teorica, da cui poi le persone, ripeto, è una cosa che avviene da anni, si sono evolute da sole, io ho dato solo un input per come tradurre quello che è il mio trading e portarlo al Forex. Poi c'è stato poi un episodio simpatico a novembre, che c'era un campionato, una di queste sfide di trading di giorno, che durava un giorno, alla quale ho partecipato, che era dedicata solo al Forex, e sempre a livello sperimentale, io non avevo mai fatto proprio trading sul Forex, non avevo mai comprato euro dollaro né niente, ma per proseguire questo esperimento ho detto vabbè, facciamo la sfida, in quel giorno per la prima volta in vita mia farò trading sull'euro dollaro, e poi non l'ho più fatto, poi parliamo anche di come è andata quel giorno, se volete, e adesso oggi appunto mi apro un conto qui con FSCM, con soldi reali e miei, e appunto dalla prossima volta, visto che organizziamo questi incontri insieme a loro di vero e proprio tutoring, cioè degli incontri con 2-3 persone al massimo, dove io con il mio conto che apro oggi, e ripeto, conto reale con soldi miei, farò trading proprio a livello, quindi voglio un po' continuare questo esperimento, e quel conto voglio usarlo solo in questi incontri, anche perché ripeto, io a casa, ovvero nel mio trading, continuo a usare i miei future, ma banalmente ripeto perché mi trovo bene, quindi lo tengo come attività laterale, ma mi sembra interessante come esperimento da condurre insieme, e quindi è. Per questo vi anticipo e vi dico che appunto da oggi, adesso non so se avete visto, di là ci sono, questa è la nuova sede, no? Di FSCM si è trasferita da poco, ci sono ancora i lavori e l'ultima sala in fondo a destra è quella dove metteranno in piedi questa trading room con appunto le 4 postazioni per fare trading, e quindi una la userò io, le altre 3 sono a vostra disposizione, prendete appuntamento e possiamo passare la mezza giornata o quello che sarà a fare trading insieme. Questa cosa non è banale perché io i miei incontri di tutoring li faccio pagare 1000 euro al giorno e questa cifra vi viene offerta da FSCM. Quindi, quando se volete, chiaramente arrivate un pochino preparati, ma nei limiti, insomma, dovete, come dire, no, più che altro perché sono 3 posti e non si può fare tutti i giorni, ecco, quindi un minimo di filtro servirà. Però, insomma, è una cosa che abbiamo organizzato insieme a loro, grazie al fatto che io collaboro con loro appunto da tempo e adesso la cosa sta proseguendo grazie anche alla sede nuova e al fatto che c'è uno spazio per poter fare trading insieme. Io, lo ripeto, userò il mio conto, che apro oggi, e voi userete il vostro se vorrete, o ognuno farà quello che vuole, però sarà proprio il tutoring che io faccio, proprio quello personale, eccetera, eccetera.
e vi, appunto questa, il costo di verrà sostenuto da FSCN, d'accordo? Quindi mi sembra una cosa molto bella, interessante. E di nuovo, in modo molto corretto e trasparente, io aprirò il mio conto oggi e in quelle giornate farò trading. Più faremo degli altri incontri di questo tipo, cioè aperti a tutti. E dalla prossima volta però voglio comunque dare un taglio più pratico e userò sempre il conto reale. Ok? Quindi diciamo che oggi è l'ultima lezione teorica o prevalentemente teorica che faccio. Per questo, solo e per oggi, per l'ultima volta, usiamo eventualmente la piattaforma demo. E dalla prossima volta usiamo quella reale. Detto questo, se voleste eventualmente fare dei ripassi di quella che è la teoria, oggi oltre che fare lo streaming, e di nuovo saluto, vedo che stanno aumentando le persone che si collegano da casa, registro, quindi tutto oggi lo metto online, così se volete rivederlo e quant'altro avete modo, e poi ci sono appunto qua, dove c'è video didattica prof te, da qui accedete al mio canale YouTube dove trovate tutto, anche un corso solo sul market profile e poi un corso sul market profile dedicato al Forex, quindi c'è proprio è veramente tutto. E poi c'è anche, quindi anche per quello non rifaccio la teoria, perché chi vuole poi se la va a vedere in video, c'è veramente tutto. E tutti gli incontri che faremo qui invece li dedichiamo alla pratica. E ecco, io tendo appunto all'opposto di altri a dedicarmi a una fascia alta di mercato. Cioè io preferisco insegnare a chi ha già fatto il grosso, no? di preparazione di base e quant'altro. Quindi sono sempre estremamente grato a persone che fanno corsi per le persone base, perché, come dire, sgrossano appunto il grosso e... Non so perché, per esempio, appunto adesso ho proposto questo corso che fa Gabriele Belelli, che è un collega oltre che trader anche formatore, sulle obbligazioni, è una cosa molto richiesta e io però non la faccio perché non c'ho voglia, non ho tempo e non mi interessa, però sono contento che lui la faccia in modo che, diciamo, indirizzo verso altri per le parti didattiche teoriche che io appunto non copro. E proprio per quello dalla prossima volta voglio fare solo trading, così basta con la teoria, che mi annoia un po' anche a me. Ma per la prossima domanda, per la prossima volta quindi sarà ripetuto in continuativo? No, allora faremo degli incontri così aperti ogni tanto, la mezza giornata si farà trading reale, ma sai, con 20 persone davanti e ognuno al suo livello, molto difficile se non avere... Appunto, io l'incontro, quello di tutoring, lo vorrei fare per livelli, quindi le tre persone esperte, le tre che iniziano, però che siano più o meno tutte e tre allo stesso livello, no? Uno che lo fa da 3 mesi e l'altro da 5 anni, perché questo è importante, in modo che si riesca a lavorare molto bene insieme. Quindi ci saranno incontri così di mezza giornata, sempre orientati al trading, ma sicuramente più divulgativi e con una base teorica, ma proprio perché c'è una grossa differenza tra chi assiste e chi segue. Invece quelli di tutoring, ecco, l'elemento base sarà avere le 2 o 3 persone però sullo stesso livello perlomeno, ok? Poi ovviamente se c'è uno molto molto avanzato può anche venire da solo, per l'amor di Dio, non è un problema, ok? Per quelle cose vi mettete d'accordo con FSCM e organizzate, richiedete la sessione, poi in base agli orari liberi miei ci vediamo qua e va bene. Quindi, e per la parte teorica invece poi fai riferimento ai vari video, eccetera, eccetera. Tra l'altro, sempre a proposito di video, cioè io settimanalmente pubblico il venerdì sera alla chiusura della settimana una videoanalisi che ti fa un po' il punto della situazione dei mercati, è sempre orientata ai mercati azionari prevalentemente, magari ogni tanto parlo anche degli altri mercati, però... Appunto, e per chi segue magari solo Forex può essere utile perché dice ok, una volta alla settimana vediamo a che punto sono gli altri mercati, quindi dura circa, è un po' lunghina se volete, dura una decina di minuti, però insomma. Sì, no, ma molti dicono, vabbè, anch'io facendo video poi dico sempre su un registrato andare oltre i 3 minuti devi essere veramente interessante, quindi no, infatti, ti dà un'idea. Esatto. Quindi anche questo è un altro servizio che
potete, a cui potete fare riferimento. Allora, detto questo, vediamo un pochino di, come dire, iniziare a, ecco, aspettiamo l'ultimo, poi iniziamo. Allora, intanto, ecco, per chi segue, io vi faccio vedere un po' l'essenza del mio metodo. Questo qui è l'Eurostox, e questo è un grafico giornaliero, vedete che è vicino ai massimi di ieri, no? Parlo per chi un pochino mi conosce già. Allora, praticamente io cosa sto aspettando? Che se rompe i massimi, oppure se dai massimi di ieri, che sono a 2,638, torna giù e rimane dentro, che cosa? Il range di ieri, questo qua è il cosa. Per quello sono stato un pochino attento mentre parlavo, perché appunto avvicinandosi ai massimi del giorno prima, lo vedremo poi insieme, per la mia metodologia è un punto molto importante, un punto da seguire. Ok? Quindi per quello mi sono permesso di dare un'occhiata agli altri mercati, perché... Sì, sì, giornaliere. Perché alla base del mio metodo c'è proprio il ragionare per temi. Allora, questa settimana, allora, se tu hai visto la videoanalisi, io dicevo banalmente, stiamo attenti e vediamo se rompe questa congestione qua. L'ho detto venerdì. Tu poi questo tema, appunto il tema del mercato, lo porti avanti mentalmente tutta la settimana, ma non serve, anche se fai intraday, sali attaccato 24 ore, anzi lo trovo assolutamente controproducente. Quindi si segue il tema e si vede se questo e come viene svolto, ce la fa rompere, non ce la fa, eccetera, eccetera. Per esempio, ieri pomeriggio, ma ve lo dico parlando dell'Eurostox, ma poi lo facciamo sulle valute, perché il mio esperimento a novembre era proprio quello, cioè io sono così convinto di saper fare quello che so fare, che di base mi dà una roba che si muove, più o meno qualcosa riesco a fare. E lo dico a ragion veduta, perché poi, dopo magari ne parliamo ancora, quella piccola sfida di trading, lo dico piccola perché ovviamente durante un giorno era più un giochino che altro, l'ho vinta con la miglior performance, che però è stata una performance di meno 40 euro, ma dopo spieghiamo anche perché. Però era la migliore, perché ovviamente se gli altri hanno perso, e io perco meno degli altri, comunque è andata bene. Ma dopo vediamo, e ne parliamo perché è un elemento importante. Allora, la tematica qual è? Rompere questa congestione, o sopra o sotto, ok? Quindi ho detto in modo molto semplice, se scendiamo qua sotto o qua sopra, e tu di base per la settimana il tuo lavoro lo fai. Vedi se si esce dalla congestione. Ieri pomeriggio è stato interessante perché, vedete, l'Eurostox ha rotto la riga blu qua al rialzo, ma poi è richiuso sotto, quindi non è valida, diciamo, non è confermata, come dico io, la rottura. Il DAX invece, la stessa congestione che era questa, tutta all'interno della giornata del 6, l'ha rotta e, pur avendo ritracciato, vedete che è un po' tornato indietro, però ha chiuso sopra. Allora questa mattina, e l'ho detto poco fa, ecco come io poi agisco a livello intraday, dico in modo banale, ieri uno ha rotto e l'altro no, vediamo chi ha ragione, è quella che chiamo divergenza, ma di base è questo, cioè il tema di oggi che si incastra su quello settimanale è, guardate che ieri, e questa poi è l'analisi di Intermarket che spostiamo al Forex, uno ha rotto, l'altro no, chi è che ha ragione? Boh. Allora, perché prima, mentre parlavo, ho detto aspetta un po' che vado a vedere? Perché vedi che l'Eurostox 2662, la rottura della congestione aveva il limite ieri a 2661. Quindi adesso è tornato sopra o è lì che gioca con quei 2661, livello di rottura della congestione, che ieri era molto importante. E ieri sera non è riuscito a chiudere al di sopra del 2661, non confermando la rottura, cosa che invece il DAX ha fatto, quindi è ancora lì che gioca, non ha deciso cosa fare. Io li tratto un po' i mercati come fossero delle persone, che poi in realtà lo sono anche. Se c'è, oppure se non c'è faccio qualcos'altro, esatto, siamo a un punto di svolta, e questo è il bello. E quindi è molto importante, cioè non è un caso che l'Eurostox continui a traccheggiare intorno proprio a quei 2661 molto importanti. Certo è che se si pone sopra i 2661 poi mi deve anche andare sopra i massimi di ieri, perché a quel punto si va ad allineare al DAX che ha rotto al rialzo. Il nostro FIBI invece è ancora un pochino indietro, perché né ieri né oggi ha rotto il...
Però per quanto riguarda il FIB, dicevo, c'è un po' un discorso a parte e fino alle elezioni, secondo me, è corretto non stargli molto dietro. Ok, allora adesso parliamo un pochino di valute e iniziamo a vedere il discorso, che non me le ricordo mai, quindi magari mi aiutate anche se non ci sono grossi esperti, dell'analisi intermarket. Cioè io andrò ad applicare alle valute, quello che vi consiglio di fare se volete, un discorso analogo. Tu puoi andarti a vedere cosa fa l'euro-dollaro, cosa fa il British Pound dall'altra parte, non so, se uno influenza l'altro, in che modo, col tempo, più o meno lo conosci, e ti abitui al loro comportamento. Quindi in modo molto simile a quello che ho detto adesso, dici, vedi che uno rompe il rialzo, l'altro no, quello sì, quello no, e vai a appunto vedere quello che accade. Allora, il consiglio inizialmente per chi inizia è quello di iniziare con una o due coppie di valute, basta, è inutile che ne seguite sei alla volta perché impazzite, proprio imparando a fare questo tipo di ragionamenti, a usare quelli che sono appunto i temi del mercato. Allora, mi serve di sapere però quali sono le sei valute base, quindi quelle che vengono chiamate, non mi ricordo neanche il nome, sì esatto, le coppie base, esatto, chi è che le sa? Perché non me le ricordo mai, mi sembra che siano tutte quelle a base dollaro, è corretto? Chi è che le sa? Sono sette poi in realtà. Allora, euro-dollaro, poi British Pound e euro-dollaro, e dollaro che è il famoso cable. Ok, allora aspetta che le tiriamo giù una alla volta, allora facciamo, abbiamo detto, così abbiamo tutte le coppie, dunque, allora, uno è, abbiamo detto, GBP USD. Ok. Ecco, già su questi due, eccolo qua. Ecco, per chi inizia, l'abbiamo detto anche l'altra volta, probabilmente il consiglio è iniziare da queste due. Ok? Poi vediamo in che modo. Quindi, euro-dollaro e lavorare insieme al cable. Quindi al British Pound e USD, detto cable. Noi però proseguiamo e ce le mettiamo giù tutte, così per magari una volta per tutte impariamo anche quali sono le quelle derivate. Adesso sì, buonanotte, le sei coppie di valute. Ok, poi abbiamo ancora, hai detto? Ok, quindi abbiamo dollaro yen che vuol dire Japanese yen, USD o al contrario? Ok, scusami. Ok. Ecco, anche bello questo esperimento, perché vedi, dice, ah, ma cazzo, insegni non sta una mappa, scusate il termine. No, è bello perché vi voglio proprio far vedere come, anche, un pochino ne so in realtà, non me le ricordo a memoria, ma quindi, però è bello un esperimento proprio di crescita, no? Quindi oggi facciamo questa cosa, iniziamo a fare trading simulato, dalla prossima volta col conto lo facciamo con quello reale, e via via vediamo, cioè proprio mi piace questo esperimento, come dire, in divenire, no? E, ok, e siamo a tre. Poi ancora? Ok, quindi abbiamo il NZY, giusto? Sì, scusami, verso USD, ok. E anche questo ce lo andiamo a mettere qui, perfetto. Poi abbiamo la UD, quindi Australian Dollar e AUD. USD, ok, aspetta che manca un pezzo, allora abbiamo detto BAUD USD, ok, perfetto, siamo a 5, quindi ancora il CAD, no, USD CAD, ok, USD CAD, che andiamo a mettere qui, siamo a 6, e l'ultimo è il CHF, quindi Euro CHF o lo stia. Ecco, esatto. No, sai perché? Nel non sapere una mazza, l'unica cosa che mi ricordavo è che quelle fondamentali sono quelle a base dollaro. Allora, quando ha detto euro, ho detto no. Capito, no? Quindi, ok, perfetto. CHF, mi hai detto? Però non me lo prende. Ah, no, è USD CHF. Infatti, USD. Siete sicuri o...
se no andiamo a controllare, eh? Ok, no, solo se sono quelle fondamentali, dico. Ok, mettiamocela qua. Allora, queste sono le 7 valute fondamentali. Che cosa significa? Questo è molto importante. Io non mi ricordo più come si chiamano, c'è un termine, non fondamentali, cambi originari, anzi scrivetevelo così ce lo ricordiamo. Non lo dovete scrivere pure io, aspetta, me lo scrivo, mi ricordo una massa. Allora, i 6 cambi originari, 7, lo sono perché, questo è molto importante, ecco, non mi ricordo quali sono, ma mi ricordo cosa servono, che è più importante. Allora, la prima cosa sono tutti quelli a base dollaro, come dicevamo, anche questo rimasuglio me lo ricordavo, cioè che hanno dentro appunto il dollaro. E l'altra cosa è che sono quelli dai quali tu riesci comunque a tirar fuori tutte le altre coppie di valute. E questa è la chiave dei quelli originari. Perché? Perché lo vediamo qua. Se c'è scritto USD Japanese Yen, GBP USD, Euro USD e compagnia bella, vedete che c'è il simbolo della frazione, il fratto. Quindi ogni tasso di cambio, magari lo sapete già, però è il rapporto fra due valute. È corretto? Allora, io da questi riesco a ottenere gli altri semplicemente o moltiplicando o dividendo. Vi è chiaro? Cioè io posso andarmi a costruire una valuta derivata, ecco, cambi originari, e cambi derivati proprio semplicemente o moltiplicando o dividendo queste coppie, perché ognuna di queste coppie è un rapporto. Ok? Questo è un discorso importantissimo, perché se io mi vado a vedere la trading station, vedo che di coppie di valute in teoria ne ho tantissime, oltre le 7 originarie. Per esempio, qui c'ho GBP CHF che non c'è nelle originarie, ma detto poi voglio solo sapere, vedete qua c'ho USD CHF, di là c'ho GBP USD, da queste due, ripeto, o moltiplicandole o dividendole, tu tiri fuori quella lì, che è derivata in questo senso. Quindi il gioco è, imparate a lavorare con i cambi originali, dopodiché tutti gli altri vengono di conseguenza. Certo è che, dice, io come faccio? Dice lei, ho iniziato da 3 mesi, 7 coppie, divento pazzo, giustamente. Inizia con 2 e via via le aggiungi. Allora, per quello dicevo, magari iniziamo con euro-dollaro, Japanese, cable, quindi British pound e cable, e poi via via uniamo gli altri. Magari oggi lavoriamo addirittura con 3, visto che ci sono io, facciamo un passettino in più, e vediamo appunto come scoprire queste correlazioni. Allora, la prima domanda che vi faccio è, il discorso moltiplicazione e divisione come ottenere l'altra è chiaro a tutti? Dagli originari come ottenere i derivati? Quindi non lo faccio, no? Basta che tu dici, devo semplificare quello che c'è in tutti e due, o moltiplichi o dividi e va via, no? Chiaro a tutti? Perfetto. Quindi iniziamo a lavorare sui cambi originari e vediamo la metodologia. C'ho solo un dubbio su USD CHF che vorrei risolvere, glielo vado a chiedere a loro, se no... No, se è quello originario non è CHF USD. Ah, è giusto allora, ok, perfetto. Ok, allora se ve li volete segnare sono, abbiamo detto, euro-dollaro, tutti quelli a base dollaro, GBP-dollaro. Poi c'è, attenzione, USD-Japanese-Yen, che quindi è l'unico, ah no, insieme all'USD-CAD sono i due ribaltati, cioè con l'USD al numeratore. Ok? Canadian dollar e Japanese yen sono gli unici due con USD al numeratore. Poi il neozelandese USD e l'Australian USD. Questi sono i 7 cambi originari. Originari perché? Perché sono quelli da cui poi derivano, come detto, tutti gli altri. Quindi, prima o poi, diciamo, è corretto dire che con questi 7 dobbiamo fare i conti. Perfetto. Detto questo, adesso mi serve sapere quali sono le correlazioni. Correlazioni vuol dire sale uno, sale anche l'altro. Cercate di farla facile sempre. Sale uno, sale l'altro, sale uno, l'altro scende. C'è correlazione, diretta o inversa. Se sono non correlati, invece uno si muove e l'altro non fa niente. Adesso vediamo se è arrivata un'altra persona e poi proseguiamo. E... Matteo, scusa.
Una domanda, che c'è il relatore che non sa una mazza. Mi guardi se sono giuste le sei cambi originali? Guarda un po'. Allora, euro dollaro, tutti a base dollaro, quindi abbiamo euro dollaro, GBP USD, USD Japanese Yen, USD CHF, Neozelanda, USD, AUD. Sono questi sette, giusto? Perfetto. Che hanno tutti il dollaro dentro e poi andando a incrociarli i dollari si semplificano e viene i cambi derivati. Ecco, ti chiedo una cosa, da che sei qua, scusate se approfitto, però no, perché dicevo a loro è proprio un esperimento, no? Appunto, quindi oggi iniziamo a fare, è l'ultima lezione teorica, poi pomeriggio apro il conto reale con i miei soldi, e la prossima volta inizio a fare trading reale sul Forex, sempre a livello didattico. Quindi ti chiedo un'altra cosa, il famoso discorso delle coperture e compagnia, cioè quando tu dici semplificare a livello trading, se io voglio ottenere, prendo la piattaforma FXCM, il GBPCHF, giusto? Come dicevo a loro, e vedete lo sto imparando anch'io, mi vado a prendere quelli dove c'è il CHF e il GBP e o li moltiplico o lo divido, qua li dovrei moltiplicare perché l'USD è da una parte sopra e dall'altra sotto. No, ma a livello compravendi, se io sono, esatto, cioè, se tu vuoi tirare fuori per nessuno. Io voglio tirare fuori GBP fratto CHF, esatto, quindi parto da GBP USD, dall'altra parte c'ho USD CHF, mi seguite? Vedo che moltiplicandoli va via l'USD, quindi non devo dividerli. Allora domando, per ottenere il sintetico, chiamerei, o il derivato, è il sintetico, vedete qualcosa fa? Qualcosa sta. No, per ottenere il sintetico che cosa bisogna fare? Bisogna andare a agire su una quantità di dollari uguale, in modo tale che il portafoglio Cazzo. Agire su quantità dollari uguale, perfetto. Quindi per esempio se io non long. Io devo sapere innanzitutto se voglio mettervi lungo o corto di dollari del derivato. Ciao, okay. Chiediti qua. Ipotizziamo di avere una posizione lunga su sterlina dollaro. Quindi io vedo un grafico. Sono long di sterlina dollaro. Ho fatto 1,55, sta rimbalzando 30 punti. Mi metto lungo di sterlina dollaro. Ok. Più sterline meno dollari. Ok. Per far andare via questi dollari, che cosa devo fare? La stessa quantità di dollari. Dovrò avere più la stessa quantità di dollari e di conseguenza avrò meno sterline, meno franchi, più forte. Io quando faccio un'operazione su due valute sono lungo di una, posso dell'altra. E sei lungo sempre di quella numeratore? Dipende, perché io adesso... No, qua se io compro solo Japanese Table sono lungo di quella numeratore. Sei lungo della prima e forte della seconda. Ecco, quindi un altro elemento importante. Quando comprate la coppia, magari lo sapete già, ma lo ripetiamo, alcune persone appena iniziate, noi siamo sempre long di quella sopra nella divisione e short di quella sotto. Ok. Tendenzialmente, cosa diciamo noi? Si compra o si vende la prima valuta, quindi... Io compro sterline e vendo dollari, certo. Si dice vado lungo di cable, certo. Se vado corto di cable, il cable è sterline dollaro, un ingaggio tecnico, significa che ho fatto meno sterline più dollari, okay, quindi si agisce sulla prima, si compra o si vende la prima. E l'altra è lo speculare, se voi andate short di cable, cioè pound, dollaro, se andate short avete venduto i pound e comprato dollari. Quindi qua che cosa sta fuori? Facciamo... Allora, quello lì va via. A livello teorico io cosa faccio? Semplifico USD con USD e mi rimane sterlina franco. Che cosa mi rimane? Più sterlina meno franco. Sono long di GBP se ho comprato e short di. Quindi in questo caso io dovrei, avevo comprato il British Pound, vendo quell'altro, allora, o compro anche l'altro. Così. A livello pratico cosa succede? Allora, sterlina dollaro, quindi stable. Metti che io sono long di cable, quindi sono long di GBP USD. Quota 1,55. Sì. Quota 1,55. Che cosa significa? Che io vado a comprare, per esempio, 10.000 sterline dollaro. Mm-hmm. Ok? Io avrò il mio schermino che vede le sterline, tasso di cambio, 1,55. Certo. R sta per rate, che vuol dire tasso. E dollari, no? Quindi io cosa faccio? Compro 10.000 sterline.
Queste 10.000 sterline per 1,55 io come fisico per 1,55 chiaro, no? Che corrispondono a meno 15.500 che è di quanto sono short, ok? Quindi io cosa devo fare? Quando vado ad acquistare dollaro franco, siccome io acquisto la prima quantità di valuta, dovrò fare un'operazione da 15.500 dollari. Così leggiate, capito? Perché è perfettamente coperto. Sì, se bisogna... Se voglio... Se la vuoi fare opposta. No, no, se voglio sintetico... Se voglio, se voglio creare un sintetico di cambio di valore con tutte, e per caso vuoi fermare, non so se vuoi... Sì, cioè tu puoi vendere il cable, sei a posto, cioè tu hai comprato il cable, vendi il cable. Ah, si può fare? Sì, c'è una modalità che si chiama hedging, tu la attivi, vai lungo di sterlina d'oro, vai corto di sterlina d'oro. E la blocchi a quel livello lì. La blocchi, l'unico rischio qual è? Se tu ti metti in una posizione così, qual è l'unico rischio che hai? Prova a ragionare. E se il cable sale, tu... su quella dove sei lungo guadagni, su quella dove sei corto perdi, viceversa, no? Se il cable scende, dove sei corto guadagni, dove sei lungo perdi. Qual è il tuo unico rischio? Il tuo unico rischio sono gli spread, cioè se succede qualcosa che di notte un market maker oppure su un dato della sterlina ti quota con 50 punti di spread, non sa cosa succede, è dato importante. E quindi dice, non prendo rischi. Mi mette sulla difensiva, lui mette fuori un bid e un ask a 50 punti, perché dice, se mi colpite sul bid, io vi do quel prezzo lì, mi copro in qualche modo. Se mi colpite sull'ask, vi do quel prezzo lì, mi copro in un altro modo, è l'unico rischio che ha. Però tendenzialmente, diciamo che in condizione normale di mercato, tu sei protetto, se solo lo spread è vero. Altrimenti tu puoi agire in questo modo se vuoi girare una tua posizione sul cambio originale da un'altra parte. Certo. Perché è questo? Io compro il cable e vedo che il cable inizia a scendere. No, aspetta però, scusami Matteo, finendo il concetto teorico, sì. Allora abbiamo calcolato che la nostra posizione corrispondeva a 15.500 dollari. Se la voglio fare speculare, e devo farla speculare per arrivare al GBP-CHF, io devo comprare... o vendere a questo punto 15.500 di dollari nella coppia, cioè, questa qua è il primo livello, quindi il primo, esatto, livello che è il cable. Il secondo livello, che cosa succede? Che io vado sul dollar Swiss, lo stesso schermo, e cosa dice? Esatto. Compro 15.500 dollari, certo, che moltiplicati a quanto può essere. Aspetta, stai parlando del DSI CHF 9210, facciamo 92, è più facile. 92, ok. Conto qua, 15.500, arrivo. Un attimo, ce la posso fare. 15.500 per punto 92 fa 14.260. 15.250. Esatto. Okay. Quindi io cosa faccio? Al terzo livello farò una somma di tutte le valute che ho un portafoglio. Quindi avrò dollari, sterline. Così capisco esattamente com'è la mia posizione. Allora, dollari io sono a più 15.500 meno 15.500. Esatto. Quindi non ne ho. Quindi sono a zero. Sterline cosa ho? Più 10.000, giusto? Esatto. Devo contare quanto. Franchi cosa ho? 14. Meno 14.260. Quindi sono long di 10.000 sterline. Quindi sono long di 10.000 sterline, short di 14.260 franchi, e se adesso da qua faccio 14.260 diviso 10.000, quindi il conto inverso che si fa per andare, certo, a trovare la quantità corrispondente di seconda valuta, trovo il tasso di cambio che, è 1.4, e quindi è 1.4. Andiamo a vedere. Allora, GBP CHF, eccolo qua, 1.42. Ovviamente noi abbiamo semplificato, però c'è, ok? Ed è questo tasso di cambio. Così avete creato il sintetico. Ma siccome, scusami, siccome sto facendo lo streaming, per quelli a casa non si vedono la lavagna, non si vedono la lavagna.
No, vabbè, però metto la foto della lavagna, così anche per me è utile. Poi perché si possono costruire? Dopo lo vediamo, no, però mi serviva questo discorso teorico. Adesso lo ripetiamo. Ci sono diversi motivi per cui si possono andare a costruire. Esattamente. Queste cose sintetiche. Quindi ripeto, allora per le persone a casa metto su Facebook la foto della lavagna che non è inquadrata. Perfetto, poi magari la spostiamo anche che è più facile. Allora, voto? Grazie, no, sì, a me ha chiarito, queste cose non le avevo mai capite, oggi le ho capite. No, dicevo, allora, quindi il primo elemento grosso, adesso poi ripetiamo un attimo per lui che è appena arrivato, così ce lo ripassiamo anche noi, in realtà è proprio questo, cioè capire che ci sono dei cambi originari, e sono 7, e sono quelli su cui noi preferibilmente iniziamo a lavorare, e sui quali studiamo le correlazioni, ma si chiamano cambi originari perché sono quelli dai quali con questo metodo tu puoi tirar fuori tutte le altre coppie di valute. Dice, ma io cosa me ne frega, tanto qua sulla piattaforma le ho già le coppie, anche quelle appunto sintetiche. Sì, però a volte puoi avere l'esigenza di coprire una posizione, cioè fare hedging, e da qui insomma possono partire molte cose. Per chi inizia il discorso è, lavorate sui cambi originali sapendo questo discorso, cioè sapendo che da questi puoi derivare tutte le altre coppie. Quindi sono 7 e su queste 7 inizieremo a lavorare oggi. Tra l'altro quello che dicevo, aspetta che la vado a mettere online così la vedono anche le persone a casa, quindi ripeto per le persone che ci seguono da casa. E derivati. Ok. Vabbè. La mettiamo dopo. Allora, altra cosa che mi serve sapere, e quindi chiedo ancora a lui che ne sa un pochino di più di tutti, è le correlazioni che tu conosci di tuo. Quali sono? Tipo euro dollaro, cable? Ok, allora iniziamo, andiamo piano. Allora, euro dollaro, cable, che tipo di correlazione c'è per tua esperienza? Cioè, tendono ad andare nello stesso senso, no? Ok, correlati positivamente. Ecco, quando dite correlati, sempre positivamente in modo inverso, perché a volte, ok. Doveva uno tendere ad andare anche l'altro. Quindi adesso iniziamo a lavorare su questa cosa che ci dice lui. Sale uno, sale l'altro, scende uno, scende l'altro. Quindi per prima cosa andiamo a verificare se è vero. Poi la seconda correlazione mi dicevi col Japanese Yen? Sì, scusami, col USD, Japanese Yen, intendevo. No, aspetta, dimmi un attimo con l'USD, Japanese Yen. Lì che correlazione vedi tu normalmente, di per tua esperienza? Ok, siccome lo vediamo anche dalla divisione, il dollaro dice è al numeratore, allora lì si tende a andare in maniera inversa. Ok, gli altri sono, hai detto, New Zealand e Australia dollaro, però ci incasina, quindi noi iniziamo con queste tre oggi, va bene? Tendiamo a farla facile. Allora io faccio una bella cosa, mi salvo un attimo il piano di lavoro, così ho anche le coppie e non le perdo più. Poi vado a togliere tutte le coppie che oggi non analizziamo, quindi il neozelandese lo tolgo. E lo USD CHF è correlato? USD CHF. Ok, allora lo togliamo. Ecco l'Australian ed ecco il canadese, anche lo togliamo. Quindi per oggi io parto con euro-dollaro, cable, quindi pound-dollaro, e poi ci aggiungiamo anche il Japanese Yen, USD Japanese Yen, così vediamo un po' di lavorare sulle correlazioni. Allora, la prima cosa che, e non sto ancora parlando del mio metodo, quindi è proprio un discorso generico, dobbiamo verificare è se queste sono correlate o meno. Allora, andiamo a vedere banalmente sul grafico giornaliero, ok, se è vera questa cosa. Quindi io mi metto grafico giornaliero dell'euro dollaro. Da quest'altra parte, grafico giornaliero del
GBP USD, ok? E gli USD giapponesi lo facciamo dopo, quindi lo teniamo ancora un pochino da parte. Allora, qui abbiamo, vediamo quanto storico c'è, 5 anni direi che va bene, e di qua vediamo quanto storico c'è, 5 anni direi che va bene. Ok. 5 anni. Sì, così, ma giusto per vedere, togliamo un po' di righine. Ecco, un'altra caratteristica del mio trading è che io tendo a non usare indicatori, come vedete, quindi osservo solo quello che fa il prezzo. Niente, solo il prezzo. Però faccio quel tipo di ragionamenti di, semplifico, dire, per me sono come delle persone, appunto, uno è salito, l'altro, e vedo un po' come agiscono. Calcolate una cosa, per il discorso indicatori, ognuno ovviamente deve trovare poi quello con cui si trova bene, quindi nessuna critica a nessuno, tanto qua abbiamo tutti ragione, abbiamo tutti torto. Però l'indicatore deriva dal prezzo, quindi usando l'indicatore un po' di ritardo lo introduci, perché il prezzo va e l'indicatore calcolato sul prezzo poi si adegua in qualche maniera. Quindi ricordatevi che avete un po' di ritardo, ecco, questa è l'unica cosa. Se riuscite a toglierli, vi ponete un livello sopra nella, chiamiamola, catena alimentare. Ecco. Poi ci sarebbe anche il momento, ma allora vi anticipo una cosa che riguarda il mio metodo, che si pone ancora prima del prezzo. Quindi se uno poi alla fine, non oggi perché dice ho imparato, però dovreste tendere a riuscire a leggere il momentum, perché il momentum è la forza alla base del prezzo, è quello che precede tutto. Quindi riuscendo a leggere il momentum, in teoria tu hai il momentum che precede, poi confermato dai prezzi e poi confermato dal valore, che poi sarebbe il discorso market profile. Quindi l'ordine è: il momentum precede i prezzi, i prezzi precedono il valore. Se, quindi idealmente, se c'è una salita, tu dovresti, se stai a leggere il momentum, vedere un'accelerazione al momento al rialzo. Se questa è confermata, aumentano anche i prezzi. Se questa è confermata con il market profile, poi hai anche il valore che si sposta in quella direzione. Allora è chiaro che tu nel momentum precede i prezzi che precedono il valore. Momentum precede i prezzi che precedono il valore. Poi eventualmente, appunto, sul libro che potete scaricare gratis, cioè dettagliato questo discorso. Però il discorso che vi faccio è che se voi usate l'indicatore, va benissimo, se vi trovate bene va bene, però arrivate un pelino in ritardo, perché tu hai il momentum che parte, poi seguono i prezzi, poi l'indicatore calcolato sui prezzi non è lento come il valore, che è l'ultimo ad adeguarsi, però sei già un pochino dopo, vedi le cose un pochino dopo, ecco, solo questo, niente di male. Perché a volte vederle in anticipo può anche darti il falso segnale, per l'amor di Dio, quindi non è per forza una cosa negativa. Però ecco, tendere ad arrivare a saper leggere il momento, ma è una cosa che vi consiglio di fare. Allora, se guardiamo adesso questo euro-dollaro, io vedo che, guardando su un ampio periodo, di base, a parte qua quando aveva raggiunto, vi ricordate magari alcuni di voi, di 1,60, di base, adesso la faccio facile, questo è un grafico giornaliero, si è mosso all'incirca tra qua e qui, e questa cosa avveniva appunto nel 2008. Quindi poi dopo si è messo in un range ampissimo, per l'amor di Dio, però che vedo essere tra gli 1,5, quello che è 1,49, sì, diciamo 1,5 per farla facile, e gli 1,19, vabbè, diciamo 1,20, ok? Tra 1,5 e 1,20 la faccio facile, ok? E più o meno si è sempre mosso in laterale, ripeto, a partire dal 2008 in questo amplissimo range. Tra l'altro una cosa che mi viene da dire è che adesso siamo più o meno a metà di questo range, perché siamo a 1,33, 1,37, quello che è, quindi più o meno, sempre molto grezzo, siamo a metà range. Vado a vedere, per scoprire la correlazione, se questa cosa è vera anche per il cable. Quindi vado a vedere se questa correlazione esiste nel lungo periodo. Quindi anche qua vado a vedere, qui eravamo 2009, e vi prego di credere al fatto che non so niente. È la prima volta che me la studio così, quindi è anche un metodo che potete acquisire. Cioè, domani dice voglio fare il succo d'arancia, le commodities contro, non so, adesso c'è il fuso sul grano duro, per esempio, quotato a borsa italiana,
parti così, cioè devi imparare, sono come delle persone, no? Quella persona come ragiona, come si comporta. Ok, andiamo a vedere. Allora, qui vedo che nel 2008 anche lui è sceso, giusto? E poi sì, più o meno si è messo in un range che qua, Cable, varia tra gli 1,67, quello che è, e sotto, a parte questo minimo un pochino estremo, a 1,34, perdonatemi, io metterei qua un pochino di più, 1,42, però... Poi vado a vedere quando ha fatto questo minimo, l'ha fatto a maggio 2010, quest'altro minimo l'ha fatto a giugno 2010, quindi ci sta. Mi capite cosa sto facendo? Le due personcine vado a vedere come si comportano. Dice, ma uno a giugno, hai capito perché non uso gli indicatori? Li tratto come, ripeto, fossero delle persone. Dico, quello lì a giugno 2010 cosa ha fatto? Il minimo, quell'altro pure. Ah, vabbè. Poi, allora sì, ok, c'è un po' di correlazione. Certo, non è perfetta, lo vedo proprio a colpo d'occhio, non vi sto neanche a mettere il grafico settimanale, però c'è. Ti devo dire che ultimamente, e per ultimamente intendo da qui, cioè dal 2010, o meglio dalla fine del 2010, quindi diciamo meglio dal 2011, si è messo in un range un pochino più, mi sembra, strettino, ok? Cioè se guardo la portata della discesa che ha fatto qua nel 2008, che più o meno, adesso le scale sono diverse, tutto quello che vuoi, però più o meno, insomma, il range dopo si è andato un po' stringendo. Invece qua vedo che dal 2010-2011 ha continuato a muoversi nello stesso range che aveva mosso prima. Cioè, il Cable vedo che prima aveva fatto un range più ampio e dopo me lo è andato un po' più a stringere adesso, negli ultimi due anni. Invece di qua è rimasto, ok? Vabbè, poco male. Adesso andiamo a vedere un pochino più quello che accade nel breve periodo, quindi vado ad allargare il grafico, novembre-dicembre, mettiamo anche qua novembre-dicembre, no, mettiamo, guarda, dall'aprile qua che ha iniziato a salire, aprile dell'anno scorso, vedete che ha fatto la discesa, ricordate il range nel quale si muove da qualche anno, ha raggiunto il minimo intorno a 1,2 nell'aprile dell'anno scorso e poi è risalito, qui adesso siamo a metà range. Tenete a mente sempre il quadro d'insieme, al limite per iniziare è consigliabile mettere anche il grafico settimanale. Ok, anzi, vediamo se me lo fa mettere così chiarisco. Anche se poi in realtà vado sempre a consigliare di usare, vediamo se me lo fa, perché... settimanale, al giorno. Eccolo qua, vedete, siamo a metà range, questo è il grafico settimanale. Settimanale, adesso sto focalizzandomi su quest'ultimo swing, su quest'ultima gamba rialzista che sarebbe più o meno questa qua, ok? All'inizio, ripeto, teneteveli tutti e due in modo che più o meno sapete sempre dove vi trovate, ok? Andiamo a vedere di qua, allora qui abbiamo iniziato nell'aprile, abbiamo detto, dell'anno scorso, 2012, allora andiamo anche qua in aprile, qui vedo che il minimo l'aveva fatto a giugno, più o meno la stessa cosa, poi è salito, non è proprio uguale, vedete la correlazione, perché lo vedete a colpo d'occhio, quindi nel trattare le correlazioni attenzione perché se è vero che a livello macro, no, dal 2008 un pochino, allora scende uno è sceso anche l'altro, poi si è messo nel range anche l'altro sì, però uno aveva un range un po' più ampietto, che era l'euro-dollaro, giusto? Eccolo qui. Dal 2008, quest'altro invece ha fatto un range più stretto e ultimamente vedo proprio che dall'aprile scorso, mettiamo proprio aprile su aprile, vedi che è salito anche l'altro, poi euro dollaro qui mi ha fatto il massimo, parliamo di febbraio, invece qua era iniziato a scendere un pochino prima, cioè è iniziato a scendere, vedo già in dicembre, ok? Mentre praticamente l'euro-dollaro si trova ancora qua sopra, se vogliamo proprio proseguire il parallelo. Quindi non è che ci sia proprio una grossissima correlazione. Andiamo a vedere adesso, allora facciamo una cosa, ci mettiamo sotto anche il grafico settimanale del Cable. Lo mettiamo sotto così abbiamo un pochino l'idea, se me lo mette, non me lo mette. Vabbè. Ok, vabbè, tanto più o meno ci ricordiamo dov'è. Andiamo adesso a vedere in intraday, quindi vado a stringere ulteriormente e arrivo un pochino al fulcro del discorso perché
mi baso sulla giornata di ieri. Allora, metto massimo e minimo sul massimo e il minimo della giornata, ripeto, di ieri. Poi torneremo su questo discorso. E che cosa noto? Questo è il grafico giornaliero. Che il euro-dollaro ha rotto, mi sembra di capire, al ribasso i minimi di ieri e sta più o meno scendendo. Vi risulta? Ok. Vedi, non mi fido mai del grafico, perché magari c'è il dato sbagliato, quello che è. Quindi state sempre attenti, avete sempre più di un fornitore, no? Di grafici parlo a livello informativa. Informativa vuol dire il prezzo. Poi per eseguire, esecutiva, compro, vendo. Quindi poi vado a vedere qua, qua mi dice che è a 1,24999, quindi, scusate, ho sbagliato. Euro-dollaro 1,3370. 1,3670, ok, più o meno ci siamo, i dati sono giusti, ok. Dall'altra parte vedo che anche il cable ha rotto i minimi di ieri, quindi mi vado a portare le mie due righine rosse e verde rispetto ai minimi di ieri. E allora, per quanto riguarda il tuo discorso, ti direi, ok, non c'è una grossa correlazione, cioè c'è una correlazione di lungo periodo, nel periodo medio non è così stretta, però oggi mi pare che ci sia, nel senso che il euro dollaro ha rotto i minimi, anche lui li ha rotti, proprio te la faccio più facile che posso. Allora, la prima tematica che mi verrebbe da dire, applicando poi quello che è il mio trading, è intanto non vado long di queste due, per adesso, poi magari cambiamo idea. E quindi se sono all'inizio, non andare long, me lo scrivo così mi ricordo, perché poi ci sono fenomeni che io chiamo di regressione cognitiva, cioè quando vi ritrovate a fare cose che non pensavate possibili. Quindi proteggersi dalla regressione cognitiva è: adesso sono ancora abbastanza a sangue freddo, non ho ancora aperto la piattaforma, non ho ancora comprato e venduto, sono ancora abbastanza in me. Mi scrivo non andare long, così, non andare short, scusa, non andare long. Ecco, esatto, scusate se continuo a sbagliare, ma questa è anche una delle mie fortune, cioè ho questa mini dislessia destra a sinistra, mi confondo long, short e compagnia. No, ma poi nel trading è stata una fortuna perché non prendo mai posizione, perché non mi ricordo neanche se è long, cioè vedi che proprio non... Ed è una cosa molto bella perché, ripeto, non mi trovo mai a parteggiare per una fazione, ecco, quindi questa è una cosa che ho trovato essere molto utile. Certo, devo stare attento quando compro e vendo, perché effettivamente faccio molta fatica, anzi, vi dico che appunto uno dei motivi per cui uso i future è proprio che avendo il book verticale, non so se avete presente alcuni di voi, un book dove hai quelli che comprano e vendono, sono sotto quelli che comprano, allora lì riesco e non sbaglio mai. Qua invece ti dico che io non so da che parte comprare e vendere. Probabilmente compro qua, vendo di qua, cioè pure, no, però sono tutto stesso, vabbè. Comunque, faccio molta fatica su una piattaforma di questo tipo. Invece col book verticale riesco, non devo neanche pensare, perché vedo il mercato dalla parte che va e per via. Quindi c'ha i suoi vantaggi, ma anche i suoi svantaggi. Ok, allora, la prima tematica che io, e vedete che ho sempre questa maniera di ragionare per temi, qual è il tema? Il mio tema adesso è, e vi parla uno che non sa niente, vedere se tutti e due restano sotto il minimo di ieri. Ok? E fino a quel momento penso che non vorrei andare long. Ok? Tenderò a vendere. Ok. Detto questo, l'altro elemento che vedo è che, vedete qua, questo qui ha fatto così, la faccio facile, poi così. Adesso l'euro dollaro è sui minimi. Ecco, vedete che mi viene da chiamarlo questo qui? Ecco, questa è la mia fortuna nel trading. Cioè, per me quello non è neanche più l'euro dollaro. Non mi ricordo, devo andarmi a leggere quasi cos'è. In questo senso, l'altro consiglio che vi do è sempre di mettere, farvi un piano di lavoro con le cose fisse senza spostarle. Molti, cioè all'inizio vedo che fanno trading così, non spostano, poi aspetta, vado a vedere. No, ti crei un piano di lavoro, magari non, chiamiamolo incasinato come questo, qui io ad esempio mi trovo bene, metto i miei time frame in questo modo, ah, vedi che sono tornato indietro, ok. Sotto quell'orario,
vado per strumenti, S&P 500, Nasdaq, Eurostoxx, DAX, poi c'è il Bund, quindi sotto sono tutti quelli orari e sopra quello intraday che potrebbe essere 15 minuti o quello che è. Nella seconda schermata poi mi metto i grafici giornalieri che tengo per avere il quadro di insieme, no? Poi un'altra schermata con i market profile, però sono sempre lì, cioè non è che devo andare a dire ok, so che l'Eurostoxx è lì, dopo un po' ti viene. Questo è un consiglio che do a tutti, cioè mettetevi le robe sempre nello stesso posto. Allora, questo sta accelerando al ribasso. Adesso facciamo una cosa, se rompe anche questi minimi, ok? Se rompe anche questi minimi, ne vendiamo uno, ma molto in teoria, cioè non andiamo long. Anzi, facciamo una cosa, tanto è la piattaforma teorica, quindi vale poco. Come si fa a vendere? Chi è che la usa? Ok, ma comunque una quantità 1 a quanto corrisponde in soldi? 1000? 5,5. Sì. Sì. Quindi se voglio vendere un controvalore di 10.000, sì, e qua sotto, devo prima schiacciare sell, no? Ok, e qua gli dico che ne voglio... non lo so. 5 euro. Quindi se faccio 100... ok, vabbè, ma tanto è teorico, vabbè, famo 100, dai, tanto voglio dire, non è reale. Ok. Quindi gli do l'ok e adesso qua mi tiene questa cifra qua. Me l'ha venduta. Ok, quindi se io adesso volessi ricomprare mi rifà tutto quel procedimento. Perfetto, che è? Ma in qualsiasi punto. No, sulla sua linea. Qua sopra? Sul grafico, che però non ho... di là? Sotto, sì? Perfetto, ok. Chiudi, ok. Chiudi le tutte, perfetto, ok, lo facciamo così che magari ci riesco. Perfetto. Allora, ne abbiamo venduto uno, un po' così a livello didattico, adesso vi spiego la ratio, ma solo perché ho visto un pochino d'accelerazione, in realtà è un po' prest'occhio. Allora, andiamo a vedere la prima cosa dove mettere lo stop loss, perché in realtà non fate mai come ho fatto io, scende e vendo così, assolutamente. Ogni trade ha sempre in teoria tre prezzi. Il primo e più importante è sempre lo stop loss, quindi non fate come ho fatto io adesso, ma ripeto, la piattaforma è demo, quindi non lo farei mai con una piattaforma reale. Il primo livello è quello, scegliamo lo stop loss. Allora, vado a vedere nel grafico intraday a questo punto, ok? Facciamo così, qui sotto sul settimanale mi vado a mettere il grafico intraday. Però questo è quello, ok. Ok, e io lo stop loss me lo metto, usiamo proprio l'analisi tecnica, quella base, scusate, così lo mettiamo insieme, qua sopra, va bene? Io ho su questa spinta ribassista ho venduto un po' di corsa. Adesso in realtà devo fare il contrario, no? C'è stato un movimento al ribasso. Allora, prima, questo è il grafico intraday, ha rotto i minimi di ieri. Pausa, ritracciamento, ha quasi testato i minimi di ieri, quindi questo poteva essere un buon livello di vendita. Ha fatto un'altra pausa, di nuovo spinta ribassista. Quindi lo stop loss io lo devo mettere qua sopra. Ok? Quindi lo metto a, qua mi dice 1.3384. Andiamo a vedere sulla piattaforma, così mi insegna anche a mettere lo stop loss. Allora, siamo qua, com'è che faccio? Click destro, stop limit. No, c'è solo stop limit. Qua sopra, qua? Qua? Closed, no? Summary? Non leggo niente. Ok, stop. Bravo, stop loss. Abbiamo detto quant'era? 1.33? Mi ricordo. Andiamo a rivedere. 1.3384. Allora vado qua col mio cosino e poi vediamo di spostare lo stop. Ok, 84.2, va bene? Poi lo spostiamo dopo. Vediamo se va bene. Ok, ci siamo. Perfetto. Allora,
Ok, adesso c'è un piccolo profitto, ma va bene. Ecco, non, 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 questa è una cosa che didatticamente non aiuta. Ho venduto un po' di corso, eccetera. C'è da dire che da 7 anni, sono sempre qua davanti, quindi un po' di occhio ti viene, no? È chiaro che adesso, magari, se avessi buttato dentro i reali 10.000 di controvalore, lo stop un pochino lo friggevo e tra poco magari lo facciamo. Perché è stata un'entrata provvidenziale, siamo entrati su una spia. Cioè, ma non pensate, perché didatticamente veramente queste cose le odio, perché non insegnano che in realtà è difficile arrivare a questo, perché appunto è quell'occhio che ti fai, no? Perché in realtà quello che noi dobbiamo imparare a fare è, col tempo, avere tanto occhio, vederne tante e saper riconoscere le situazioni. Quindi io avevo già in mente un quadro che era, siamo sotto i minimi di ieri, il British Pound, vero, quello che mi dici tu, io non so niente, mi confermava perché anche lui era sotto. Tra l'altro mi ricordavo che anche gli azionari sono un po' correlati con l'euro-dollaro, non sempre, ma a volte, ok? E che cosa ho visto, se tu guardi, che qua io avevo una tematica sugli azionari che stavo seguendo, aveva raggiunto i massimi e poi è tornato indietro, quello mi ha aiutato a decidere, quindi un domani, ti prendo come neofita, aggiungi magari anche un future azionario per vedere se è vera la correlazione, cosa succede lì, perché come dico, in questo periodo, mesi, ogni tanto la correlazione con l'euro-dollaro è presente con gli azionari. Allora io, vedendo che l'azionario mi stava anche lui spingendo in giù, ho avuto lì la conferma di vendere, ma il quadro era, l'euro-dollaro è già sotto il minimo di ieri, vero quello che mi dici tu, anche il British Pound è sotto il minimo, l'azionario mi torna indietro, ho visto una spinta che è il momentum, ho venduto. Dicevano, Stefano, non hai deciso lo stop loss? No, hai ragione, ho sbagliato, devo prima sempre decidere lo stop loss e poi, però anche a livello didattico non potevamo perdere il treno, allora poi la cifra è irrisoria, la piattaforma è teorica e poco male. Va bene? Quindi qua abbiamo $23, ma insomma poco male. Se avessimo messo magari 10.000 reali, infatti io per quello apro il conto, perché scarto un'età a fare trading fisico, capisci, no? Perché poi è importante. Sì, sì, no, infatti, no, no, ma quello, ti ripeto, no, ma culo o non culo che sia, l'unica cosa che voglio dirti è, pensa che ho avuto culo, che la facciamo facile, non voglio dire di essere bravo, però che se tu con gli anni ti fai tanto occhio, proprio a scoprire le correlazioni tra i mercati, e ne vedi tante, perché ne devi vedere tante, ti vai a tirar fuori quella sensibilità che poi è quella che io chiamo lettura del momentum, quando c'è, perché lo fai solo nell'ambiente momentum, questo mestiere. Cioè riesci a riconoscere quando c'è un pochino di spinta. Ripeto, adesso poi non stringo subito lo stop loss, anche se nella realtà avessi messo lì 10.000 l'avrei stretto almeno a pareggio, se non di più, perché scusami, qua con 500 ho fatto 20, mica con 10.000. Hai capito, col cazzo la lasciavo lì, cioè comunque sono umano, non è che sono Superman, questo intendo dire. Però ripeto, dalla prossima volta faccio anche i soldi veri, anche più carino, divertente e quant'altro. Allora, adesso cosa ci dobbiamo, allora ripeto, quello che vorrei capiste è che noi dobbiamo sempre avere in mente tre prezzi, cioè un prezzo che è lo stop loss, il più importante di tutti, due, il livello di entrata e l'eventuale target. Ok, dico eventuale perché in un trading di tipo momentum o di tipo direzionale, adesso vado a distinguere, sì, è importante capire che il target in teoria non c'è, cioè col trading come quello di oggi, io tengo la posizione e la vado avanti col trading stop e qui che posso. Adesso mi dicono giustamente di fare una pausa, se no vi sparate, adesso la facciamo, e la facciamo anche con quelli a casa, poi riprendiamo subito. Una cosa volevo aggiungere, allora io adesso facciamo la pausa perché il mercato è in pausa, c'è questo piccolo ritracciamento, se per caso mi riparte in giù, al sopra di sto cosino qui metto lo stop loss, proprio quello base che impari, ok?
Però dice, cazzo, se cazzo, mi hai fatto tutto sto call, perdere i soldi, poi mi decidiamo insieme dove mettere lo stop loss. Cioè, non voglio perdere soldi, ho avuto un culo della Madonna, lasciami dire, giusto? Lo decidiamo insieme. Allora, noi lo stop ce l'abbiamo qua sopra, è corretto? Mo siamo, quindi, ce l'ho a 1.3384, ma ha fatto il minimo a 1.3339, giusto? Dove lo mettiamo? A metà? Vi va bene? O sopra sto pirulino qua? Vi va bene metterlo sopra sto cosino? Che si è fermato un secondo? Eh? Lo metto lì? O lo volete mettere a metà lo stop? Decidiamo insieme, cosa fareste voi? Allora, o sopra il pirulino o sopra a metà? Veloce, pirulino a metà? Pirulino a metà? Mettiamo la metà. Allora, tutti a metà, scusami se non ho finito il giro, ma eravamo già sopra. Quindi 3384, 3339, facciamo la media. Ce la fate a farmela? Che... La mente, dai. Quant'è? Di nuovo tu? A stessa 3361. Ok, andiamo a modificare. Aiutatemi. Allora. Allora dice, ma Stefano, cazzo, sei qualche senso, ma anche usare la piattaforma? Questo è un insegnamento. Imparare la piattaforma è l'ultima cosa. Capite? Perché è l'ultima cosa. Aspetta un attimo, fammi cambiare lo stop loss, poi mi chiedi. Com'è che faccio quindi? Sì? Vai di destra a sinistra, hai capito? Non sto capendo, cosa faccio? Valore? Ah sì, te gara zoom, stop, clicco lì. Ah, lo cambio da qua, abbiamo detto a? Quindi vado giù, ah vabbè, mettiamo la mano, 61, così? 3361 va bene, gli do l'ok, me l'ha cambiato, giusto? Eccolo qua, perfetto, allora andiamo in pausa, se finita la pausa mi finisce il ritracciamento, spostiamo ancora lo stop lì sopra. Dice, ma Stefano, dov'è il target? Non ce l'ho. Dopo diciamo cosa vuol dire, perché? Perché la posizione è di tipo momentum. Posizione momentum vuol dire direzionale, trend following. Quindi tenteremo di tenerla aperta più che possiamo. Ok. Adesso, quindi, per le persone a casa, facciamo una piccola pausa, anche per quelle qua, prendiamo un attimo un caffè e poi ricominciamo. Va bene? Tutta registrata, la sta registrando, quindi... Carta canta. Aspetta, no, lui aveva una domanda, scusami tu. Sì, può anche fermare. Ah, fermiamo, ok. Tanto andiamo in pausa, tra poco, grazie. Ok, allora, riprendiamo. Sì, sì. Spostiamo lo stop, o no? Fatto un'altra spintina in giù? Sì. Era da far vero. No, ma è solo esperienza. Come dicevo a lui, adesso aspettiamo che tutti rientrino. Capito tutto, e ce ne vuole, è quello che in America chiamano screen time, cioè devi averne viste tante. Allora ti viene quella sensibilità, cioè quello che sembra... Ah, è entrato così, adesso io scherzo molto e sono molto autoironico, però... Davvero, è solo che ne vedi tante, come in qualsiasi mestiere, poi hai quella sensibilità in più. Però ci vuole veramente tanto tempo. Come di... Ah, sì, è quello che va, parlava anche lui alla... Allora, io adesso poi usiamo la piattaforma. Allora, durante la pausa, poi iniziamo da una domanda... Allora, giustamente, appunto, mi è stato richiesto di usare la piattaforma di FSCM, correttissimo, così magari la imparo anch'io a usare, cosa che faremo adesso. Però mi servono due tipi di informazione, e ne do una anche alle persone a casa, perché poi si è sviluppato un dibattito molto interessante che vorrei... proseguire, che vorrei puntualizzare anche con voi. Allora, il discorso è questo, ma appunto chi mi segue, probabilmente le persone a casa di più,
lo sa. Una cosa molto importante da distinguere fondamentalmente è la distinzione tra la piattaforma informativa, che è quella con i grafici, adesso la faccio facile, dalla piattaforma esecutiva. La piattaforma esecutiva vuol dire due tasti compravendi, semplificando al massimo, che è completamente svincolata e deve essere, secondo me, completamente svincolata da quella informativa. Anche il consiglio che do è, come informativa, tenetene sempre almeno due, proprio perché a volte ci sono blocchi, dati o cose varie, nessuna piattaforma è perfetta, quindi consiglio sempre di averne un paio. Ed è per quello che io mi guardavo l'euro-dollaro qui da Visual Trader, con l'informativa di Visual Trader, e poi dall'altra parte eseguivo con la piattaforma esecutiva di FXCM, quella dove compro e vendo. Quindi questa cosa, almeno a livello mentale, deve essere sempre presente in voi. Uno mi dà fornitore, l'esecutiva, quindi due tasti, compra, vendi e basta. L'altro mi dà l'informativa, quindi i grafici e tutto quello che mi consegue. I grafici li uso per decidere l'entrata, l'uscita, la gestione della posizione, lo stop loss e quello che è. Di là il tastone compra, vendi, basta. Questo è come si tende a lavorare a livello professionale. Poi è giusto, moltissimi, nasciamo proprio in Italia col trading online abituati a pensare, ed è una cosa tipicamente italiana, perché negli Stati Uniti crescono tenendo distinte le due, informativa ed esecutiva, proprio perché il broker negli Stati Uniti ti dà solo il tasto, compra, vendi, e poi ci attacchi la piattaforma che vuoi. Non so se avete presente, comunque è così. È difficile che storicamente il broker ti dia tutti i grafici, le cose, è una cosa che è venuta fuori di recente. Ma storicamente il broker ti dava due tasti, compra, vendi e basta. E doveva essere molto efficiente in quello, cioè nel portarti a mercato, non si preoccupa del grafico, dell'indicatore, deve far bene quel mestiere di portarti a mercato. E poi col tempo invece le due si sono un pochino unite, no? Quindi noi abbiamo tutti i broker online che ti danno tutto, la piattaforma, Power, non so cosa, Super Trade, Quick, Power, che hai dentro tutto, giusto? Che sono anche i broker online. E quindi purtroppo cresciamo abituati a pensare che siano coincidenti, ma non lo sono. Quindi almeno mentalmente tenete questa distinzione. Che poi averle unite sia molto comodo, perché dicevamo anche durante la pausa, si può fare il chart trading, quindi il trading da grafico, spostarsi lo stop loss sul grafico invece che manualmente, è molto comodo e così faremo. Però mi serve una cosa, allora vedo qua bid-ask, cioè tu ti puoi fare il grafico in base alla bid, cioè al denaro, o ti puoi fare il grafico, correggetemi se sbaglio, in base alla lettera, cioè alla ask. È corretto questo? Ok. E la mid non c'è? Ecco, io preferirei a livello teorico avere la mid, ora non che ci sia uno spread eccessivo, quindi chi se ne frega, però ad esempio un primo vantaggio di questo grafico è che ti dà un prezzo che è la media fra il bid-ask. Ok? Sì. Per dire, chi se ne frega, dici tu, però... Ecco, sei long, un conto è, specie per un trade discreto, avere la bid come dato, un conto è la... Quindi questo è un primo elemento che vi suggerisco di approfondire. Un grafico, magari se vi fate un secondo flusso informativo, tra l'altro mi sembra che Visual Trader, non vorrei dire una cosa che non so, però i prezzi li prende da Borsa Italiana come cambio, il flusso di informativa. Ok, quindi avete un flusso in più che è sganciato con la MID, perché ti dà il prezzo del cambio generico, che è sganciato proprio dalla considerazione spread, bid-ask. Ok, vabbè, detto questo, quindi qua non c'è la mid e già io un po' di disagio ce l'ho, preferirei avere, però ripeto, lo spread è talmente ridotto che si sente. Allora, il grafico che qui stiamo utilizzando è il grafico daily. Allora, abbiamo detto di lavorare su euro dollaro e GBP, quindi questo me lo tolgo e mi tolgo anche il Japanese Yen per il momento, ok? La facciamo facile per oggi. Ripeto, iniziamo a fare le correlazioni lavorando su due elementi, quindi 1 e 2, ok? Allora, la prima cosa da fare, questo è il grafico giornaliero, quindi mi conferma che siamo sotto i minimi di ieri, che sono qua in alto, e adesso anche sotto quei minimi lì che abbiamo preso come riferimento, d'accordo?
il cable mi conferma, perché anche lui è stabilmente per ora sotto i minimi di ieri, adesso vado a ridurre il time frame, mettiamo per esempio 5 minuti e spostiamo lo stop loss, perché mentre eravamo in pausa, allora noi siamo entrati, mi sembra qua, aiutatemi voi adesso, questo, siamo entrati qua, lo stop loss adesso l'abbiamo portato qui, ora lo vorrei portare qua se siete d'accordo, cioè spinta, io sono entrato durante questa spinta, all'inizio lo stop lo avevo qua sopra, poi pausa, altra spinta e adesso sta facendo un'altra pausa, quindi come minimo lo stop lo vorrei portare qua. Allora, chi mi aiuta? Come si fa? Quella rossa o quella verde? Quella rossa che è lo stop, la prendo e la metto qua, comodissimo. Quindi in effetti è molto... Cioè, nessuno dice che non sia comodo usare informativa ed esecutiva insieme, ma mentalmente sappiamo che sono distinte. Io posso anche usare la macchina, che è comodissima e non ci sono più quei limiti di una volta col cambio automatico. E va benissimo, nessuno dice di non usarlo, è stupido pensare che sia, però magari aver imparato col manuale era più comodo, ecco, solo questo, ok? Così quando poi magari arrivi a usare il doppia frizione lo sai anche usare un po' meglio, proprio se vogliamo parlare di automatici, fatti bene, ok? Finito, è proprio quel concetto lì, no? Quindi è come dire, io ho imparato su una smart col cambio automatico, io ti sto dicendo, guarda, fai una cosa, va benissimo, usala tutti i giorni, è comodissimo e sono il primo a usarlo, però fai uno sforzo e imparami un attimo anche il manuale e poi mi torni sull'automatico. Finito. Almeno sai i giri, il coppio, le robe. È proprio questo il discorso di distinguere informativa ed esecutiva, cioè usa pure il cambio automatico, ma magari perdi 5 minuti per capire come funziona quello manuale. Finito. Ok? Poi magari dopo mi userai anche il sequenziale o il doppia frizione eventualmente. Allora, che ore sono? 11.49. Allora, adesso poi facciamo anche il discorso orario. Stiamo entrando nella pausa pranzo europea, perché le sessioni sono sessione europea, sessione asiatica, dopo ne parliamo. Allora, visto che sta consolidando e abbiamo un discreto profitto, io lo stop loss, ma proprio perché siamo vicini alla pausa pranzo, me lo vado a spostare sopra questo massimo. Perché? Adesso è probabile che fino alle 14 mi si metta in laterale, proprio perché i mercati europei stanno dominando come orario. Cosa è successo? Ah, me l'ha preso, vabbè, si calma. Allora, anzi meglio così, ci siamo portati a casa. Quanto ci siamo portati a casa? Teorico, eccetera, eccetera. Dove si legge? Qua, summary? Closed. Leggete voi? Allora, noi abbiamo aperto amount 100 che corrispondeva a di margine, quindi controvalore della posizione 100.000, quindi è una leva elevata, e dall'altra parte, io però volevo prendere 10.000, quindi avrei fatto meglio a prendere 10 qua come amount, ok, era questo che intendevi. Ok, adesso poi spieghiamo una cosa sui margini importante, comunque abbiamo fatto un piccolo profitto, un buon profitto di 200, quello che è teorico, peccato, va bene. Allora, due cose a profitto di questo discorso. Allora, uno, ragionate sempre in termini di controvalore della posizione, cioè io non è che devo ragionare i 5 dollari, 5 euro, 500 come ho fatto prima, ma devo sempre ragionare in controvalore, cioè tu decidi il controvalore della tua posizione. Infatti se ci pensi, prima cosa ho detto quando entravo, io vorrei aprire un controvalore di 10.000 dollari, vi ricordate? Cioè ragiono in termini di controvalore, poi vabbè, l'ho sbagliato, non conosco la leva, non conosco niente, l'ho aperta da 100.000, vabbè, comunque va bene così. Quindi la cosa importante, a prescindere dalla leva applicata, sapere sempre con quanto siete al mercato. Dicevamo anche stamattina, ho 10.000 pound, 15.000 dollari, quello che è. Il controvalore esatto, dovete ragionare su quella. Poi come usare la leva e quant'altro, c'è un discorso molto lungo, che eventualmente potete approfondire sul libro e oggi non vi faccio. L'unica cosa che voglio che sappiate, ricordiate, è ragionare in termini di controvalore, cioè quant'è il valore della posizione, non il margine.
perché il margine è quanto mi chiede il broker per farmi aprire. Allora mi ha chiesto di margine, mi hai detto 500 e mi ha fatto aprire 100.000, quindi una leva spaventosa che non consiglio di utilizzare, ma comunque la volete utilizzare o non la volete utilizzare, sappiate che siete a mercato con un controvalore di 100.000. In una parola, ve lo dovete poter permettere, questo intendo dire. Allora, secondamente per me era una posizione magari troppo elevata, anche perché sto parlando, quindi in termini reali non l'avrei aperta, però posso, poi non mi credete, fa niente, venite la prossima volta e lo vedete, che in termini reali sicuramente avrei aperto una posizione, un po' perché parliamo, da 10.000 a 20.000, quello che è. Quindi questi 233 in realtà erano 23, che però non è poco se considerato rispetto al capitale che hai messo a lavoro, perché io lì avrei messo a lavorare 500 euro, cioè nell'operare devi ragionare sul controvalore della posizione, quello che c'è a mercato me lo posso permettere o non me lo posso permettere, però poi di fatto vai a ragionare su quanto hai messo tu effettivamente a margine e quanto ti è ritornato, è sempre un discorso doppio da fare, ma ripeto, questo è poco importante. Allora, e detto questo, adesso abbiamo chiuso la nostra posizione, quindi altro insegnamento, ragiono sempre in termini di controvalore, cioè con quanto controvalore sono a mercato a prescindere dal margine e, ripeto, chi volesse approfondire sul libro c'è un capitolo molto ampio su questo discorso, ve lo scaricate e lo leggete, tanto è gratis, però in una parola te lo devi poter permettere, cioè sei confortevole con 100.000 euro a mercato, sì no, dipende dal fatto che te lo puoi permettere o no. Se c'hai quell'emozione, quella cosa che poi io chiamo regressione cognitiva, cioè se il fatto di avere troppi soldi a mercato ti dà disconforto, ti dà una situazione psicologica, lì vuol dire che non te lo puoi permettere e riduci. Ma non è solo me lo posso permettere perché ce li ho, ma anche perché magari caratterialmente vado in palla. Cioè è sempre doppia lettura, eh? Uno ce li può avere, però se con mercato più di 10.000 va in palla, quindi... Ok? Perfetto. Detto questo, andiamo a vedere, allora, ancora la gestione della nostra posizione. Quindi noi siamo entrati durante questa discesa, ha proseguito, pausa, quindi avremo spostato lo stop loss sopra questo coso. Adesso è entrato in laterale, avevamo messo uno stop stretto qua sopra questa lateralità, ce l'ha preso e va bene. Va bene perché? Perché, e lo facciamo adesso, un discorso importantissimo con tutti i mercati, ma col Forex ancora di più, è quello degli orari e delle sessioni. È importante perché nel mercato bisogna sapere gli orari. Se tu vai al mercato ortofrutticolo la mattina, devi sapere quali sono appunto usanze e controusanze. Quindi, banalmente, se arrivi tardi, magari ottieni, prima che chiuda, o anche al mercato quello per strada, prezzi più convenienti perché devono far fuori quello che è rimasto, ma magari non trovi quello che volevi, corri un rischio. Quindi sei tu a decidere a che ora vai al mercato. Dice vado tardi perché voglio spuntare un prezzo migliore, ma rischio di non trovare quella primizia rarissima che cercavo. Oppure vado presto perché a un ristorante mi hanno chiesto la primizia, devo averla a tutti i costi, pago di... Cioè il fatto degli orari sul mercato è importante. Anche su questo mercato, che poi è il principe. Questo perché? Perché poi il Forex che è aperto 24 ore ancora di più. Quindi, e ci attacco il fatto che, come dicevamo prima, noi non siamo Superman, quindi dobbiamo lavorare non 24 ore, ma sceglieremo delle sessioni nelle quali lavorare. Nello scegliere, tieni presente da un lato il lavoro che fai o i tuoi impegni, e dall'altro quali sono gli orari del mercato. Ad esempio l'orario, quello delle 3:30, apertura mercato americano e quant'altro, è sicuramente un orario difficile perché il mercato a volte è molto molto volatile, esce il dato dalle 2:30, ora italiana, 3:30, eccetera, eccetera, per il mercato americano e compagnia. La mattina, dicevo prima lui, alle 8, quando apre il mercato europeo, sicuramente è un momento interessante perché c'è una sufficiente volatilità, però magari a volte non è incasinato come il pomeriggio quando apre il mercato americano. La notte, c'è la sessione asiatica, perché ripeto le 24 ore, adesso lo diciamo, vengono poi suddivise, dove, lo vado a vedere qua in termini di market profile, molto spesso accade ben poco. Questa è sempre la sessione asiatica. Allora,
Vedete che è sempre la più piccolina, questo è il range della sezione, quella rosa blu è quella europea, quella gialla è quella americana. Vedi che quella asiatica, non sapete niente di market profile, però qui non è successo niente, qua tanto e qua tant'occhio, giorno prima, qua niente, qua tanto, cioè quella asiatica è fin troppo, molto spesso una sezione di consolidamento, va circa dalla mezzanotte ora italiana fino appunto alle 8, quando aprono i mercati europei. Quella europea va dalle 8 alle 14, cioè quando poi il pomeriggio americano inizia, scusami, la mattina americana inizia, alle 14 ora italiana c'è la preapertura, poi alle 2:30 di solito c'è il dato, alle 3:30 apre il mercato americano. L'ultima sessione, quella che qua inizia col giallo-blu, è quella americana che va appunto dalle 15:30 fino alle 22, che poi in realtà sono mezzanotte. Quindi, il primo elemento è suddividere le 24 ore della giornata Forex in tre sottosessioni. Asiatica, mezzanotte 8, europea 8:14, americana 14:22, in realtà 14:30. Tanto poi dalle 22 a mezzanotte succede sempre molto poco, quindi è giusto per fare la chiusa. Ecco, tra parentesi, scusatemi se lo ripeto, sul market profile in particolare poi c'è ore e ore di videocorso, quindi se poi volete approfondirlo, oggi non c'è tempo, andate qua. E soprattutto sul discorso sessioni c'è la registrazione del corso che ho fatto qua settimana scorsa, che è proprio qua sul mio sito, dove abbiamo fatto molto bene il discorso orari, tenendo conto dell'orario GMT, tenendo conto della chiusura di Londra, eccetera. Quindi poi se volete... Ripeto, versione facile degli orari è 24 ore, le devo dividere, mezzanotte 8, sessione asiatica, 8:14, sessione europea, 14:22, ovvero mezzanotte, sessione americana, questo ora italiana. Attenzione che poi durante l'ora legale in America cambia prima, eccetera, quindi quel discorso 14 viene a cambiare, e anche il discorso della sessione americana a farla iniziare alle 14, negli anni posso dirvi che a volte è stato più comodo farla iniziare alle 15:30 perché il dato, insomma, non è scritto sulla pietra. Sono quelle cose che vi dico sempre dei punti di partenza rispetto a quello che voi... quindi, dice, io la sessione americana mi trovo meglio a farla iniziare alle 2:30, mi trovo meglio a farla iniziare alle 3:30, insomma, fate voi. Però dividete sempre in tre la giornata, questo è molto importante. Sì. Io vi direi, quella asiatica, a parte che la notte dormiamo, ma è sempre molto molto poco movimentata, perché si tende ad avere una sessione di consolidamento, quindi dove si potrebbe fare un trading, se proprio volete, non direzionale, quello che io chiamo swing, appunto non direzionale, che è il contrario di quello che abbiamo fatto oggi, per esempio, che era un trading direzionale o momentum. Quindi se proprio ci tenete a fare la sessione asiatica, sappiate che tendenzialmente è una sessione che su certi mercati, in particolare euro-dollaro, tende a essere di consolidamento, cioè non succede niente o molto poco, quindi un range contenuto, e un avanti e indietro proprio tipico del consolidamento, e lì potete applicare delle metodologie non direzionali o swing, però ripeto, succede molto poco. Secondo me la sessione europea è la giusta via di mezzo tra la volatilità a volte molto alta della sessione americana, che magari specie per chi inizia non è consigliabile, e poi il fatto che alle 8 di mattina voi avete modo di organizzare la giornata anche se lavorate per iniziare magari alle 10 e impostare le operazioni di trading e, ripeto, organizzarvi in modo da aver libere 8, 9, 9, 10. Quindi è comoda per due motivi quella europea. Perché uno, c'è movimento ma non troppo, lasciami dire, non è una regola, a volte poi c'è, ma insomma... non è incasinata come le 15:30 quando apre il mercato americano. E due, noi, che siamo in Italia, alle 8 di mattina abbiamo modo magari di organizzare la nostra giornata e uno se prende appuntamenti, se li mette dalle 10:30 in poi, va bene lo stesso. Quindi ha tanti, tanti vantaggi. Come mi diceva lui mentre stamattina aspettavamo, dice io inizio alle 7 e mi faccio il piano di trading. Alle 8 inizia la sessione europea, faccio l'orettina 2 e poi alle 10:30-11 inizio a lavorare. Perfetto, quasi. Anche perché io non consiglio a nessuno di fare solo trading, ma anche qui mega discorso,
è sempre da abbinare il reddito da trading aleatorio, cioè lo prendete professionalmente, però ricordate che è un reddito aleatorio e lo abbinate poi ai redditi certi, qualunque tipologia siano, di qualunque tipologia siano, quindi può essere la pensione, un lavoro, delle case in affitto, qualsiasi cosa sia, poi. Però dovete sempre fare un money management, io consiglio, globale, complessivo, quindi abbinare le diverse forme di reddito. Questo secondo me è vitale. E appunto, dovendo lavorare, la sessione europea ha anche quel vantaggio lì, che ti lascia la giornata libera, vitale. Ok? Quindi questo è sicuramente un altro vantaggio. La sessione americana, attenzione perché è un po' complessa, inizia alle 14, finisce alle 22. Ripeto, qualsiasi lavoro tu faccia, quegli orari lì sono orari dove tutti più o meno qualcosa devono fare, perché puoi iniziare più tardi, ma alle 3:30, insomma. Quindi di nuovo, non solo è la più difficile, ma è anche come incastrare la vostra vita, la più, cioè quindi chi se ne frega, iniziate con quella europea che va benissimo, poi un domani vedrete. Attenzione però alle pause pranzo, anche lì è una cosa da sapere, usi e costumi, è come andare al mercato ortofrutticolo e sapere che durante la pausa pranzo, a livello planetario, la gente va a mangiare. Quindi desk istituzionali maniforte in Europa dalle 12, perché si lavora molto su orari un po' tedeschi, no? Francoforte, le borse più, quindi dalle 12, addirittura 11 e mezza, si entra un po' mentalmente in pausa pranzo, quindi quelli bravi vanno a mangiare, rimane il ragazzino a tenere un po' d'occhio che non succeda niente, ed è veramente così. Io ho avuto tra le tante fortune quella anche di avere per 2 anni un'esperienza istituzionale, perché ho lavorato in un hedge fund, tra l'altro 2008 e 2009, 2 anni non facilissimi, e quindi impari anche queste usanze, no? Che è molto importante sapere gli orari, perché se tu non sai gli orari, perché come dico, io non solo penso che i mercati e le valute o qualsiasi cosa siano come delle persone a livello di comportamento, ma devi sapere che dietro ci sono delle persone che mangiano, dormono e fanno quello che devono fare, e quindi nell'orario di pranzo, storicamente, la liquidità è di meno perché vanno a mangiare, e quindi è più facile il falso movimento e quant'altro, un po' come il discorso caccia agli stop, che può essere anche un po' una leggenda sotto certi aspetti, e che avviene, se proprio volete parlare di caccia agli stop, io non ci credo, durante le pause pranzo, perché c'è meno liquidità e quindi è più facile fare il piccolo spostamentino. Allora, se, visto che io non sono Superman, non posso lavorare 24 ore sul mercato, non mi vado a scegliere di fare trading durante la pausa pranzo, che è un orario un pochino più complesso, no. Nell'organizzare la mia giornata, durante la pausa pranzo o mangio o mi riposo. Le pause pranzo che ci interessano sono il 12-14, quella europea, e il 17-19, ora italiana, salvo ora legale, perché c'è le 2 settimane di differenza. 17-19 è la pausa pranzo americana, cioè i desk americani tendono a fare pausa 17-19 ora italiana. Quindi di nuovo, se tu torni da lavoro e dici io la mattina non riesco, il pomeriggio sono a lavorare, arrivo alle 5, non iniziare alle 5 per l'amor di Dio, fai dalle 19 quello che io chiamo il pomeriggio americano, cioè tu finisci la lavorare 5 e mezza, 6 quello che è, hai un'ora per fare un piano di trading, che vuol dire andare a vedere quello che è successo nella sessione asiatica, andare a vedere quello che è successo nella sessione europea, andare a vedere quello che è successo nella prima metà della sessione americana, cioè dalle 14 alle 17, farti un piano di trading che applicherai dalle 17 alle 22 sul pomeriggio americano, che va benissimo, perché di cose ne succedono in quell'orario. Ed è quello che consiglio a chi ha un lavoro regolare che inizia alle 9 e finisce alle 5. Però alle 5, le 2 ore fino alle 7, non è che casseggi e poi devi preparare il piano di trading, non arrivate mai sul mercato. Quindi chi sceglie alle 8, come fa lui e va bene, deve iniziare alle 7 perché ha un'ora di lavoro sulla preparazione del piano di trading. Piano di trading vuol dire quelle tematiche di mercato che dicevo all'inizio, cioè qual è il tema di mercato settimanale? Allora, sul mio Eurostox era rompere quel coso lì. Giornaliero, l'ha rotto ieri ma poi è tornato, allora vediamo se lo rompe, ragionare per temi. Poi, dal tema ti fai la strategia, cioè se succede questo faccio questo, se succede l'altro, che poi ribalti e cambi idea, ma ok, ma non aprire mai la piattaforma per fare trading senza un piano di trading reale, e
dal e ripeto, chi volesse fare il pomeriggio americano sicuramente va bene perché, ripeto, è un orario non difficile come l'apertura americana, come la mattina americana, e sicuramente dove avete tempo, sia per uscire dall'ufficio, farvi il piano di trading, alle 19 iniziamo, va benissimo, magari uno è un po' stanco, però quello va anche a seconda di quello che fa. Evitate, se posso dire, di fare trading mentre lavorate, mentre fare altro, perché chi non ha provato, che mettete la posizione, poi ti chiama il coso, che fanno solo disastri. L'unica cosa che posso consigliare di fare è la gestione della posizione. Allora sì, se io alle 8 apre la sessione europea, metto in piedi la posizione, quindi avevo fatto il piano di trading, apre, metto in piedi la mia posizione, ho il mio stop loss, ho il mio target in macchina, usate sempre gli stop, poi chiudo la mia piattaformina, vado a lavorare. La gestione della posizione, che è solo quello che ho fatto prima io, spostare lo stop se va in tuo favore, oppure arrivare a target, la puoi fare anche, però non decidere nulla dopo che hai aperto la posizione, ma limitati a rispettare il piano che ti eri prefisso. Quindi io alle 8 che ero a casa, tutti i miei grafici, le mie cose, ho aperto la posizione, c'ho lo stop qui, il target qua, chiudo la piattaforma perché lo stop è in macchina, usate sempre gli stop. Vado a lavorare, sono tranquillo con il mio stop loss, arrivo, che sia l'iPad, l'iPhone o da dove, mi controllo la posizione, cioè fai solo gestione, ma non decidi l'entrata, non decidi l'uscita, le hai già decise a casa prima, stop loss e target, e fai magari quel mestiere che ho fatto io, che sono andato a prendere il caffè, sposto lo stop loss, ecco, quello sì, se la posizione è andata in tuo favore, ovvero ti ha colpito lo stop e basta. State attenti con gli stop, che non vi rimanga in macchina, e che vi apre un'altra posizione quando l'aveva chiusa. A volte può succedere, se ne metti troppi, però qui c'è quel close all position che è molto tanto. È chiaro quello che ho detto, questo è veramente importante, ragazzi, quindi se aprite con la lucidità che avete a casa e gli strumenti, il trading dall'iPhone, iPad, Android è bellissimo, ma fatelo solo per gestire, non che prendi una decisione da qua. No, a casa hai deciso, stop loss, target, vai a lavorare tranquillo, ogni tanto gli dai un'occhiata e vedi se sposta lo stop loss, questo si può fare. Chiaro? Ma non decidi un'entrata da qua, questo è quello che consiglio io, poi ognuno fa quello che vuole. Okay. Allora, discorso orari l'abbiamo detto, quindi sceglietevi la vostra nicchia, in una parola io sconsiglio le pause pranzo, mai le pause pranzo. Poi ci sarà quello che dice, ma quella volta in pausa pranzo ha fatto... Benissimo, è sempre l'eccezione. È chiaro che saltare tutte le pause pranzo, una volta salterai quella volta che... È sempre l'eccezione. Anche questo per esperienza. Sì, ci può essere il giorno che in pausa pranzo fai miracoli, ma su 7 anni vi garantisco che è veramente raro. Allora, siccome non sei Superman, ti rassegni per quella volta. E poi vi dovete anche ricaricare, voglio dire... Tu mi dicevi fai dalle 8 alle 10 e mezza 11, non arrivi un po' stanchino alle 10, minchia, e cosa fai? Vai pure avanti e vai incontro alla pausa pranzo alle 11-12, quando finisce la liquidità, sono più facili falsi movimenti, quindi tu sei finito e ti devi riprendere. Falsi movimenti all'ordine del giorno, ma no. Tutte, esatto. Quindi ti rassegna la volta in cui perdi il trade del secolo, esatto. Altra cosa che dico a lui perché so che adesso sta dedicando un periodo della sua vita ad approfondire solo questo discorso, la cosa molto importante invece che consiglio a tutti, anche se può sembrare una minchiata, è quella di abbinare un'attività sportiva, ma può essere la passeggiata, perché è importantissimo. Quindi se tu alle 11, idealmente facendo solo quello, ti fai la tua ora di corsa, poi pranzi e poi ti rimetti, sai come una roba. È molto molto importante questo, perché hai bisogno proprio di... Quindi immaginati uno alle 8, alle 7 ha fatto il piano, alle 8 ha iniziato, alle 11 smesso, raccolto il suo stop loss eventuale in macchina, torna, mangia, si riposa un attimo, riprende alle 2:30, va benissimo, però ti ricarichi, è veramente come fosse un'altra giornata, capito? Perché le sessioni, è vero che sono tutte collegate, ma vanno prese una alla volta, quindi se fai trading in quella europea, alle 2 è un po' come se ricominciasse tutto.
Infatti io in questo grafico del market profile, qui ho le tre sessioni divise, euro dollaro, e qui ho la sessione a 24 ore, cioè ognuno di questi cosi vale 24 ore. È chiaro che cioè tu devi fare che le tre sessioni sono come delle micro giornate virtuali, perché le hai pensate tu all'interno delle 24 ore. Ma a livello di range, il massimo e minimo di ieri sull'euro dollaro rimangono questi, quindi io sono sotto il minimo di ieri a 24 ore con l'euro dollaro oggi, che è quello che mi ha fatto andare short. Poi posso anche dirti che non solo, questo è il minimo delle 24 ore, vedi cosa è successo, sessione asiatica aveva già rotto il minimo, nella sessione europea ha avuto una forte accelerazione che ha confermato la rottura del minimo. Quindi per esempio il minimo della sessione asiatica può essere un eventuale stop loss all'inizio quando eravamo entrati. Ok? Perfetto. 30 minuti, esatto, che può essere un buon time frame. Allora, per rispondere a lei, è probabile che, mettiamolo, un buon time frame, hai ragione, sia quello a 30 minuti che dava uno stop qua, che era quasi coincidente col minimo di ieri a 24 ore, uno stop qua. Sì, per avere una visione insieme può essere interessante. Va bene. Certo. Sì? No, aspetta, aspetta che lo vedo, scusa. Cosa intendi? Le letterine, eh? Sì, sì, sì. No, questo è l'euro-dollaro. Sì, vabbè, adesso ce l'ho sul future perché hanno introdotto adesso nella versione nuova il volume profile, quindi ti dà anche una idea dei volumi, parlo a chi lo conosce già, adesso non vi farà saltare una mazza il volume profile, sempre col massimo rispetto su quella casa, ecco. Serve tantissimo, però è ben approssimato, lasciami dire, dal market profile puro, però così per avere un'idea dei volumi, allora sì, lo prendo dall'euro dollaro contratto future sul CME. Così mi dà un'idea dei volumi, capito? Tipo adesso vedi che qua dal market profile puro sembra che i volumi siano pochi, invece me ne sta facendo. Questo mi conferma che sta consolidando a livello attuale 1.33, che in termini di market profile, se mai lo studierete, vuol dire che sta accettando la discesa. Questo è molto positivo, perché se avessi mantenuto la posizione fino a stasera poteva andare bene mettere lo stop loss. Ecco, lo stop a livello volumi andrebbe qua. 1.33.56, dove c'è sto buco? No, qua così, guarda, c'è un buco di volumi, quindi uno stop per salvare la pausa pranzo andava qua. Mai. Allora, ragazzi, non visual trader, qualsiasi fornitore dati, tu non ti devi fidare. Tu non ti devi fidare di nessuno, per quello ti dico almeno due informative. Perché ogni tanto sbagliano, ma perché è umano? Allora, di nuovo, io ho avuto la fortuna di lavorare con tanti fornitori dati e ti devo dire che Visual Trader, veramente nella gestione del dato, c'è una tecnologia Tradelink dietro a livello di sistemi, parlo in termini informatici, che io ritengo essere veramente molto forte, molto solida, eppure ogni tanto è chiaro che si blocca quello che è. Allora, è chiaro che te ne servono due, magari. Ma voi due ce li avete automaticamente, perché, come ci diceva lui stamattina, tu un'informativa ce l'hai da qua. Quello che ho fatto io, ho fatto la mia analisi sul Visual Trader, poi ho detto 1.37, aspetta un attimo, fammi vedere, ah sì, ok, 1.37, ok. Cioè, vai sempre a fare il doppio controllo. Allora, rifammela un po'. Perché comunque devo dire che nel cuore, quanto i volumi, cioè il volume non è quantificabile. No, ma lo prendi dal CME. L'unico volume che puoi avere dal Forex ce l'hai dal CME. 10 minuti o mezz'ora prima, quando non è tempo reale. Come no? Il CME è un future che è basato sulle cross valutarie, euro dollaro, USD Japanese Yen, eccetera. Quindi, è questo qua. Questo qua che ho sul market profile, quello che viene chiamato euro FX. È il future sull'euro dollaro del mercato CME, che è un mercato come fosse la borsa italiana con le azioni.
Certo, trada una frazione di tutto il forex mondiale, ho capito, però è il mercato più importante al mondo ed è un bel proxy, è una bella approssimazione, intendo dire, cioè se proprio ti servisse avere un'approssimazione dei volumi, sicuramente il CME ti dà la migliore approssimazione disponibile di volumi reali. Ci sono tutti, adesso andiamo a vedere, guardate, ve lo faccio vedere subito, allora... CME, che è il mercato di Chicago, Chicago Mercantile Exchange, però vedi, allora ragazzi, non cercate mai la verità, è un mestiere brutto perché si vive di, quindi ok, più o meno i volumi ci sono, non sono quelli globali, però è un buon proxy, cioè è inutile andare a cercare, tanto il suo mestiere è tutto vero e vero contrario di tutto. Cioè non è che ho ragione io mi trovo bene a far così, poi dice io uso gli indicatori, benissimo, tutti contenti, altro chi ha ragione? Nessuno. Anzi, se volete la crisi ha portato proprio questo grosso elemento, perché quando ho iniziato io, l'istituzione, mano forte, oddio, invece così abbiamo capito che perdono tutti e nessuno ci capisce una mazza, nessuno. Questo conforta il trader privato come siamo noi, perché gli anni della crisi nella loro tragicità almeno abbiamo capito che non ci capiscono una mazza manco loro, ecco, almeno questo è positivo. E non è poco, eh? Perché quando è iniziato il mito, la mano forte, oddio, fanno quello che non fanno un cazzo uguale. Si prova, si tenta, si canna e si perde, soprattutto hanno perso sbandellate di soldi che, voglio dire, anzi, la crisi attuale, lasciami dire, in parte è dovuta proprio a che stiamo andando a ripianare le loro perdite. Quindi è tragico questo ragionamento, però è confortante, l'unica cosa confortante può essere quella che almeno nessuno ci capisce il caso. Non c'è più quel mito di dire oddio la mano forte, tale e quale. Ah, aspetta, Michael Lewis, io avevo letto, aspetta un attimo, scusami. No, il primissimo, che era quello di quando lavorava, quello è Elias Poker. Però è bellissimo, è quello. Allora, guarda, io ti dico una cosa. Beh, lui lavorava negli anni 80 ed è, guarda, Elias Poker, leggitelo perché è stupendo. Quindi tu mi stai dicendo come? Ah, The Big Short, che parla del, ecco, Elias Poker, eccolo qua, che è il primissimo. E The Big Short è del 2010. Ok, sì, questo è molto bello effettivamente, un po' un ritorno. Però se volete Liar's Poker, ragazzi, vi consiglio, adesso non so se è tradotto o no, vi consiglio di leggerlo perché è un capolavoro, è rimasto come funzionava. Certo. Sai che non l'ho letto, me lo prendo, guarda, sicuramente, ma me lo prendo su Kindle, così tanto costa un po'. E, no, infatti è carino, no, ma vi consiglio Liar's Poker perché ti dà un'idea, poi è dell'89, quindi eravamo nel pieno periodo anni 80, ancora Wall Street, quindi c'erano delle logiche che oggi ovviamente, delle quali oggi stiamo pagando le conseguenze, secondo me le radici della crisi odierna si affondano proprio in quel periodo, che poi siamo riusciti a tirare avanti, sono riusciti a tirare avanti fino al 2000, agli anni 2000 e poi ciao, e quindi vi consiglio di leggerli. Sì, esatto, in questo senso leggete tanto, anzi faccio un piccolo inciso. Una delle mie grandi fortune è stata... Allora, CME vi andate a vedere qua dentro, rispondo a lui. No, chi vuole sapere? Qua. CME, ci sono tutti i contratti, le coppie, i volumi, tutto quello che volete. Però, di nuovo, non sta a riscoprire la ruota. Io dico sempre, non fidarti di me. Però, facciamola facile. Tu puoi dire, non ti conoscevo fino a ieri, ho visto stamattina. Vabbè, mi sembri un po' matto, però magari coglione completo no. Fai così. Vabbè, lo faccio anch'io, poi magari capisco perché. Perché se te ogni volta devi riscoprire la ruota, è un po' il discorso di stamattina informativa esecutiva, è quanto ci metti a imparare tutto. Cioè, parti da dove sono arrivati gli altri, no? Se ti fidi. Quindi ti scegli le due figure, dici io mi fido,
E io ho fatto così, cioè per esempio quel grafico che vedevate prima in NTIC che non si applica al Forex, però si usa molto per azionari future e quant'altro, è un grafico che io non sapevo manco cosa fosse, però avevo preso quella da cui io ho imparato moltissimo, che è Linda Raschi, e io mi fidavo, una persona che mi trovavo bene a livello didattico, e ho detto semplicemente, sai che c'è? Lo usa lei, lo uso anch'io, poi capirò perché. Cioè, in fase iniziale non mi sono posto il problema di capire che cos'era. Questa qua mi ispira fiducia, mi sta insegnando bene, lo usa, faccio anch'io. Poi ho capito perché, ma ci ho messo qualche anno. Perché sennò se devi riscoprire la ruota, ciao, già un casino. Poi, mi segui? Lei fa solo future, però, quindi... Però è una persona molto seria e io da lei ho imparato tantissimo, quindi voglio dirti, a un certo punto uno deve anche, non so come dire, no? Fare degli atti di fiducia, perché sennò tu devi capire tutto, ciao ciao. Quindi sul discorso future, per l'amor di Dio, approfondisci, vai sul sito CME, guardati le coppie. Però dice, vabbè, quello lì lo usa, vabbè, dai, vediamo com'è, poi magari capisco perché, ecco, un po' questo. Se no non ci passa più e soprattutto... capitalizzate sulle minchiate fatte da me o da... Eh sì, perché capitalizzi e magari le fai anche te perché deve sbatterci la testa, però almeno parti da lì, ecco. Ma c'è una domanda, con l'euro FX si possono utilizzare quindi specialmente il greco? L'euro FX ce l'ha tutti, sì, sicuramente. I cambi principali, chiedeva, originari, ci sono. Quindi sì, va bene, e hai un buon proxy per quanto riguarda il volume. Come ti dicevo, accettazione del movimento ribassista. Quindi di fatto tu con uno stop qua ti fai tutta la pausa pranzo, perché la pausa pranzo è tipica quando ci sono questi movimenti per dare un ritracciamento, e poi si dovrebbe ripartire a ribasso e prosegui col tuo primo stop. Ok? Perfetto. Allora, adesso noi ci ha preso lo stop perché l'abbiamo messo un po' presto, però direi che non è andata male. E poi per farla reale, diciamocela tutta, non è che se uno faceva, io non so quanto sono entrato e quanto sono uscito, ma voglio vedere chi cazzo riusciva a tenerla aperta, cioè parliamo anche di cose reali, non è che siamo Superman di nuovo. Il discorso della disciplina che spesso viene insegnata, io è una cosa alla quale non credo. Tutto il mio trading, tutto il mio metodo è basato proprio sul fatto che sono indisciplinato, io mi considero una persona incapace assolutamente di... E lavoro su quello, non pretendo la disciplina, ma so di essere indisciplinato. Per quello una volta che ho aperto la posizione non decido più niente. Quindi stai dicendo che applicando questo a quello che già facciamo la tua metodologia? Sì, questa si somma, esatto, non è certo una invasiva. Ecco, in questo senso. No, però quello che ti voglio dire è che a livello di disciplina, forse tu che fai Forex, io non l'ho mai fatto, quindi dimmi tu, quello che abbiamo fatto stamattina, per culo, per bravura, esperienza, uno arriva a mezzogiorno, posizione aperta alle 10:30, che ora era, è difficile lasciarla aperta. Quello... Hai beccato, e non solo, ma per esperienza, come dicevo a lui in pausa, quando tu becchi una direzione e ti dà una spinta nella tua direzione d'entrata che non ti aspettavi, come noi non ci aspettavamo, tendi, non tutta, magari, ma metà posizione a portare a casa. Cioè, se tu entri, che sia un trade non direzionale o direzionale, distinguete sempre l'ambiente di trading. Swing, non direzionale, direzionale o momentum. Quello di stamattina era momentum o direzionale. Entri, comunque ti dà una botta dalla tua parte, non, cioè, umanamente non la terresti, eh? Inizia a uscicchiare o comunque... scala l'uscita, esci con metà e con la bottimina, inizia a portare a casa. Ma certo, perché perdere soldi da una roba così è follia. Allora uno può dire, Stefano, hai messo lo stop e l'ha colpito subito. Ma va stra bene, perché esperienza, anni, voglio dire, una roba così, ciao, anzi, uno chiude e va, arrivederci. Voglio dire. Tra l'altro, esatto, no, ma uno può anche dire, mi salto la pausa pranzo, vado a correre tranquillo senza lo stop loss, il coso, alle 2 riprendo, per esperienza, fino alle 2 dovrebbe rimanere lì così, e poi, cioè dovrebbe continuare, dov'è, scusatemi, a consolidare qua dentro, e poi alle 2 eventualmente riparte, uno può rimettere la posizione e compagnia, però non ti vivi la pausa pranzo.
Questo intendo dire che il trader è anche una gestione del rischio. Gestione del rischio vuol dire che tu comunque quei 100.000, 10.000 soldi a mercato comunque li stai rischiando, no? Chiudere la posizione limita il rischio, eventualmente la riapri dopo. Cioè vivere una pausa pranzo in posizione, cosa che va benissimo, uno dice lo stop qua sopra, vada a Dio, sì è vero, ma ripeto, comunque sei a mercato, quindi ok. Allora, detto questo, proseguiamo un attimo con il discorso correlazione. Allora, prendiamo la piattaforma, allora abbiamo detto informativa, quindi quella, eccola qui, e proseguendo, questo si può togliere? No. Proseguendo, questo è il grafico giornaliero del British Pound, vedo che anche lui è sotto e siamo tutti contenti. Adesso volevo aggiungere un altro elemento, che è quello del terzo cross valutario che dicevamo magari è correlato, che è il Japanese Yen, abbiamo detto, giusto? USD Japanese Yen, allora chart, come faccio a aprirne un'altra? La prendo da di là? No, da qua? Mi dite. Ah, vado sulle coppie, quindi vado sull'esecutiva, questa qua, clic destro, open chart? Quindi andiamo su giornaliero. Me la apre di là, giusto? Ah, me la mette qua coi tab, che figo. Sì, sì. No, no, ma mi piace questa cosa che faccio così. Tac. Bella questa. Figo. Bello, molto. Ok. Allora, USD Japanese Yen mi diceva è correlato. Sì, adesso per portarla fuori cosa fa? Sì, sì, correlato invertito. Sì, sì, per correlato, ecco, una cosa importante... Ricordatevi sempre di specificare la correlazione, diretta o inversa. Se dico correlato non sto dicendo da che parte, diretta o inversa. Questo è molto importante, anche mentalmente. Allora, me li volevo mettere, esatto, tutti e tre vicini. Sì? Sì? Ah, ok, sì, sì, la cosa. Aspetta, tengo... Non lo faccio qua. Va. Ah, è sinistro, ok. Ah, non me lo fa. Aspetta un attimo. Eccolo. Ok, e per metterli tutti vicino, Windows, no, fammelo fare, che imparo. Ah, ecco. Com'è? Dimmi un po'. Vieni, vieni. Ti inquadra, no? Se avevi detto che eri... Penso che il grafico di una Yen è... Io ti giapponese, no? Lo prendi e ti forma una croce, ah, lo metto okay. Qua e te lo metti lui. Lui cioè lo vuoi cambiare? No, è figa. Bella, molto bella. Sì, ci vuole un po' capire. Però, ok. Allora abbiamo USD Japanese Yen giornaliero, abbiamo euro dollaro, lo rimettiamo giornaliero, abbiamo il GBP, anche lui giornaliero. Perfetto. Allora, prima cosa, io vorrei andare a vedere, adesso lo vediamo un po' così. Allora, euro-dollaro, abbiamo detto, giornaliero, siamo sotto il minimo di ieri e sotto anche questo piccolo minimo. Con il cable, GBP-USD, siamo sotto il minimo di ieri. Quindi tutto coincidente, questo dovrebbe comportarsi, dicevamo, in maniera inversa. Allora, andiamo un pochino a vedere se è vero. Allora, a livello storico io vedo 8 gennaio, che questo qua saliva e più o meno questo qua pure. La dico così. Invece questo scendeva, no? Mi pare. Vediamo se è vero, 8 gennaio. 10/1/2013, sì. Allora, questo scende... 8 gennaio questo qua salicchia e questo qua sale pure. Quindi non mi sembra che in questo momento, perché poi le correlazioni cambiano e vanno rivalutate di continuo, ci sia in effetti quella correlazione inversa che dicevamo. Mi sembra più correlato inversamente solo col GBP. Ma comunque a livello intraday oggi non mi serve tanto perché vedo che è ancora pienamente dentro il range di ieri, che il range di ieri era molto piccolo.
quindi non mi aiuta molto. Proviamone un'altra coppia. Dimmi un po' un'altra coppia di correlazioni che sono correlati direttamente o inversamente. Il Nuova Zelanda con l'euro-dollaro. Allora, andiamo a prenderlo. Ripeto, stiamo facendo, voi lavorate magari all'inizio solo su quei due e poi via via li aggiungete. E nell'aggiungerli però usate questo criterio, cioè vai a vedere storicamente correlazione diretta e inversa e vedi un pochino com'è. Nulla vi impedisce di aggiungere mercati come il mercato azionario, quindi un bel future sull'Eurostock, mercato europeo, o sull'S&P 500, mercato americano, e vedere com'è la correlazione. Non ti dico fai trading sul future Eurostock sull'S&P 500, ma a livello di correlazione può essere utile. A me stamattina mi ha aiutato di brutto. Io, quello che mi ha fatto entrare così, anche perché lavorando sugli azionari sono più abituato, è stato vedere che quello lì, euro-dollaro era sotto, il cable era sotto, l'azionario stava scendendo, boom, entro. Cioè mi ha dato quell'aiuto, ok? Anche se in realtà prima decidi sempre lo stop loss e dopo entra. Sì. I carry trade, eccetera. E infatti è affascinante il discorso valutario, proprio per quello, perché a livello macro ti permette di meglio seguire le dinamiche. Ed è una cosa che culturalmente, secondo me, fa tanto, devo dirti. Quindi. Ok, allora, dicevamo, prendiamone un altro, abbiamo detto di prendere il New Zealand USD, clic destro, open chart, prendiamo ancora quella giornaliera. Allora, confrontiamola un attimo, dunque, questa qua è giornaliera, questo qua sale, quindi mi sembra che sia correlato inversamente, potrebbe essere. No, no, vabbè, lo voglio mettere solo così. Sì, NZD USD. Allora, vedi che questo scende e questo qua sale, quindi correlato inversamente? Oggi almeno sembra così. Di solito è il contrario. Vabbè, allora direi che non va bene neanche questo. Proviamone un altro. Ah, bravo, proviamo quello lì. Grazie. Proviamo un attimo quello col franco, così vediamo. Allora, abbiamo detto CHF, Telchi, Euro, no, USD, ok? USD, prendiamo il daily, perché, ok, allora vediamo un pochino con l'euro dollaro, allora spingiamo un po', questo qui è salito e questo qua un po' è sceso, vabbè, andiamo a vedere un pochino più in dettaglio, allora qui siamo al, 20, al 7 agosto dell'anno scorso, 7, eccolo qua, più o meno uguale, no, direi che sì, c'è una correlazione inversa. Ok, allora buono, lavoriamo su questo. Allora, mi piace. Bello, eh? Il fatto che non volevo fare la posizione. Ah, sì, sì, certo. No, no, ma io lo trattiamo le due righe, non so neanche cosa sono. Vedo che, vedi l'atteggiamento, capito? No? Guardo solo il grafico e dico, ok, uno sale e l'altro scende, sono più o meno in questo periodo, perché le correlazioni cambiano, correlate inversamente. Allora, dovrebbe, no, allora prima guardi quella più multimese e c'è più o meno, perché vedi che c'è. In intraday lo vai a vedere proprio su ieri, qui siamo sotto il minimo di ieri, qui siamo sopra il minimo di ieri, ok, c'è. Guarda che è proprio ugualotta, perché, guarda che carina. Poi l'altro elemento qua è che eravamo sotto questo minimo qua, che è quello di congestione, e qua pure, vedi, non è proprio uguale, ma ha superato non solo il massimo di ieri, ma anche quello di congestione. Aspetta che lo ripetiamo, che è arrivata lei. Questo può essere molto carino. Allora, come vedevamo, come terza valuta in questo periodo, abbiamo scoperto empiricamente, direi, che lo USD-CHF ha una correlazione inversa, almeno in questo periodo, perché poi le correlazioni cambiano sempre, con l'euro-dollaro. Lo vedi proprio bene, perché vedi qua, siamo a settembre 2012, ok? Qua ti porto il settembre 2012, più o meno, vedo che questo qua è salito, questo qua è sceso, circa, nulla di scientifico. Nell'ultimo periodo
cioè dall'inizio di febbraio questo è sceso e dall'inizio di febbraio questo è salito. Ok, c'è una correlazione inversa, ripeto, in questo periodo, perché la correlazione cambia continuamente, quindi continuate a rivalutarla, state pronti al fatto che appunto cambia. Oggi l'euro dollaro è sotto il minimo di ieri, questo è il grafico giornaliero, e anche sotto il minimo di congestione. Il CHF è sopra il massimo di ieri, vedete che è correlato inversamente, e anche sopra il massimo di congestione. Allora, la mia posizione, io ti direi che da un lato tu potresti dire finché l'euro dollaro rimane sotto il minimo di congestione, proviamo a metterci una righina se ci riesco, insert, line, AL, ok, qua così, la metta, no, insert, com'è che si fa a mettere una riga orizzontale, ragazzi, non l'ho fatto, add line, cioè, horizontal, ok, snap, facciamo free end. Allora, io dico, l'euro-dollaro mi deve rimanere qua sotto, ok? Cioè, sotto non solo il minimo di ieri, ma per mantenere inalterato il quadro, almeno inizialmente, mi rimanga almeno sotto questo quadro qua, grafico daily. Da quest'altra parte, lui mi deve rimanere, di nuovo, allora abbiamo detto, insert, mi ricordo, scusate, ma sono la prova di niente che vedi che fa per usare questa forma, non serve una mossa. Add, no, adesso esagero. In realtà, scusate, no, non vorrei trasmettere un elemento non corretto. Serve sapere, avere confidenza con la piattaforma, però è l'ultima cosa, ecco, prima devi essere capace a far trade. Poi è chiaro che ti devi fare il tuo template, il tuo piano di lavoro e devi anche avere confidenza sull'utilizzo della piattaforma. Non è che a posizione aperta puoi star qua a cercare come inserire la linea, la linea ovviamente. Allora, mi dicevi qua ad indicator, no, chart element, la linea un'altra, add line, però questa è quella che non me la faceva. Vabbè, comunque la volevo mettere qui così. Cioè, dire che finché questo rimane sopra questo massimo e questo qui rimane sotto questo minimo, ce la posso fare, eh? Insert. Ah, eccolo qua, lines. Abbiamo detto line, però non me la fa fare come prima. Ah, eccolo, eccolo, vabbè, aspetta. Ah, okay. Ah, quella, ok. Inserisci line, ah, eccola, orizzonte, scusate. Ok, perfetto. Allora, e di nuovo, l'euro franco svizzero voglio che mi rimanga, scusate, lo USD CHF sopra quel livello lì e il euro dollaro voglio che mi rimanga sotto quel livello lì, ok? Questa cosa del trading, questo io dico, ti dico che è una bellissima correlazione. Andiamo a vedere col GBP, il GBP mi dà meno appoggi, vedi, perché io di nuovo mi vado a inserire la mia riga, abbiamo detto, ho la memoria un po' volatile, ho la RAM un po' piccolina, mi ripetete, ho poca RAM, scusate, com'è che te la faccio? No, volevo metterla sotto il minimo di ieri, quindi mi hai detto, mi ripetete come sto aggiungendo la RAM? Qua no, qua, no? Ah, eccolo qua, inizia, ah, eccolo. Line horizontal, ok, ah, però non me la metto, eccola qua, vai che me la metto, ok. Allora, tu puoi ragionare in questo modo, il quadro ribassista sull'euro dollaro durante questa pausa pranzo, secondo me rimane inalterato, cioè eventualmente pomeriggio, mettendo prima lo stop loss, eccetera, posso o mantenere la posizione stamattina, se non l'avessi chiusa, o aprirne un'altra, a fine pausa pranzo, cioè dalle 14 in avanti. Poi bisogna vedere se ci sono dati oggi, ci sono dati, domando. Non lo sapete? Andiamo a vedere. Ok, dopo guardiamo. Allora, banalmente, vado a vedere quanto sono solo per portarci a trovarlo. No, vediamo che dati ci sono, perché il dato delle 2:30 spesso muove il mercato, è molto importante, quindi attenzione anche ad arrivare in posizione sul dato. Vediamo subito,
pagina successiva, allora abbiamo detto Stati Uniti richieste settimanali di disoccupazione alle 14.30, qua niente, sì, quindi c'è quel dato lì che non è, che è importante, alle 14.30, quindi eventualmente usciti in posizione riapriamo dopo le 2.30, così vediamo com'è, fossimo rimasti in posizione un bello stop loss così ci aiuta a mantenerla. Però, e allora ecco l'analisi intermarket, il mio discorso rimarrebbe inalterato a quel poco che vedo, ma insomma è giusto per farvi capire il metodo, fin tanto che il pound rimane sotto il minimo di ieri, perché non ho l'appiglio come invece sull'euro dollaro, che è sia sotto il minimo di ieri sia sotto questo minimo di questo piccolo ritracciamento, così come voglio anche che lo USD CHF mi sia sopra il quel massimo lì di periodo, oltre che sopra il massimo di ieri, ok? Allora adesso andiamo a vedere un attimo, voglio vedere, scusate, solo per fare in fretta il grafico intraday dell'euro dollaro, vado di qua solo per fare in fretta, ok? Io ti direi che comunque uno stop loss qua sopra andava benissimo, giusto? Durante la pausa pranzo ti piazzavi lo stop qui, quindi all'incirca lo prendo da qua 1.3337, poco sopra, 1.3340 volendo esagerare, vado a vederlo coi volumi per vedere quel livello lì quant'era, scusami, era qui, vi ricordate quel coso coi volumi qua così, che è 1.3357, decisamente troppo ampio, quindi sì, 1.3340 va bene, hai questa punta di volumi e sei qua dentro, hai capito? Non è bello come questo, però un po' più vicino, mi capite? Discorso empiricissimo. Un stop loss a 1.3340, aspetta un attimo, facciamo una cosa, allora io ti riapro una posizione qua, cosa faccio? Vendo? Sì, voglio andare short, vendo, schiaccio qui, li vendo come prima, 100, parapan, ok, tanto è tutta teoria, e lo stop lo mettiamo a 1.3340, quindi devo fare, e questa è la mia posizione, no, aperta, stop, clicco qui, va che sto imparando, 40, eccola qua, ok, 405, ok, e ci siamo. Allora ripeto, questa è la posizione che lo stop che avrei dovuto mettere, mi sa che prima l'avevo messo un po' a cazzo, non l'avevo guardato così, perché prima l'avevamo preso solo da qua, mi ricordo male, lo stop loss, invece così l'ho preso dai volumi, il market profile, un pochino più, ok? Allora io ti direi, o che l'abbiamo aperta adesso, o che l'abbiamo aperta alle 2.30, dato o non dato, comunque il mio stop loss in macchina. In teoria questa, io non so se l'ha battuto 1.3340, ma guardando, allora sì, vedi la confidenza con la piattaforma che serve. Io se devo guardare quello che avrei guardato, perché ripeto, lo stop prima l'ho preso dalla piattaforma che non conoscevo, però guardando da qua non me l'ha mai toccato. Cioè io comunque prima il trailing stop l'avrei messo qua sopra, giusto? Quindi 1.3340 probabilmente era ancora dentro, ma ripeto, stiamo parlando del sesso degli angeli e chi se ne frega. Adesso l'ho preso bene, eccetera, eccetera. Detto che non prenderei, se non a livello didattico, una posizione a quest'ora, ma io, Stefano, aspetterei le 2.30 addirittura, cioè addirittura aspetterei dopo il dato, però a livello didattico io adesso tengo questa posizione e non lo farei mai durante la pausa pranzo, ripeto, solo a livello didattico, lo stop loss è lì, ma, e voglio concludere con questo discorso, io ti metto mentalmente uno stop loss incrociato, che vuol dire che se l'USDCHF mi scende sotto questo massimo o il GBP/USD mi rientra sopra questo minimo, io esco dalla mia posizione. Cioè lo stop loss non è solo sullo strumento dove lavoro, ma lo prendo incrociato anche dagli altri elementi che seguo. Questa è solo teoria, l'abbiamo fatta un po' di corsa, però è chiaro che sia nell'entrare in posizione ho aspettato che quello fosse sotto, l'altro fosse sotto, il mercato azionario scendeva, adesso abbiamo aggiunto l'USDCHF, fatto un po' empirico, però a livello teorico io potrei aggiungere dei filtri anche così. Dice no, ma io non voglio usare tutta sta roba, va bene, però se io vedo che adesso l'USDCHF mi rientra sopra
e l'altro è ancora sotto, un po' mi preoccupo. Magari resto in posizione, però il mio filtro di dire che l'USD CHF mi ha recuperato, non l'ha ancora fatto, dico, da qui alle 2:30 mi riprende i minimi di ieri, non è una bella cosa, almeno per quanto riguarda quelle correlazioni che abbiamo studiato fino ad oggi. Quindi, nel fare le correlazioni, ti metti 2 o 3 strumenti quanti vuoi, ma poi graduali. Allora puoi dirmi, ok, l'euro dollaro e il cable sono correlati, seguo questi due. In secondo piano mi metto l'USD CHF e il mercato azionario, che mi dicono, magari non prendo il segnale da lì di entrata uscita, però se vedo che, lo ripeto, l'USD CHF mi torna sopra qui, dico, oddio, sono short di là, magari... Aggiungi dei filtri al tuo stop loss sempre dall'analisi di Intermarket. Così come lo fai per entrare, lo fai anche per uscire, va bene? Direi che va bene così. Allora, adesso vediamo le domande e volevo dirvi due cose prima di fare le domande. Allora, le cose sono che grazie a FSCM da oggi è possibile prenotare delle sessioni, e lo potete fare anche subito, con me di trading reale. Io adesso vado di là, finita sta roba, finito il pranzo, apro il mio conto reale. Dalla prossima volta, invece che col conto demo, questa era l'ultima, almeno a breve, lezione teorica che faccio, quindi questa registrazione la trovate online. Tutte quelle che ho fatto per FSCM, Market Profile, Forex, sono tutte online, quindi la teoria uno se la vede lì con calma, c'è il libro, c'è tutto. Dalla prossima volta vorrei fare prevalentemente trading. Tre persone alla volta, massimo, la quarta sono io, la saletta è di là, 4 postazioni trading, non di più, poi uno può venire anche da solo, quello vi mettete d'accordo con loro. Quindi vero e proprio tutoring personalizzato, e ve lo offre FSCM. Arrivate preparati, non me venì che poi devo spiegare tutto, faccio due, no. Nel tempo, per l'amor di Dio, sono all'inizio, però insomma un po' di base, almeno le robe di oggi non vorrei ripeterle, quelle dell'altra volta. No, ma perché diventa da spararsi, no? Più avere un po' di base, anche voi, è inutile che venite in tre a farti ripetere che l'USD CHF è il cambio originario, cioè te lo guardi sul video, questo intendo dire. Ecco, se vi può aiutare veramente il tutoring, cosa che io sconsiglio perché è una cosa iper avanzata, e che faccio veramente di rado, comunque io di base 1000 euro al giorno per fare tutoring con me più IVA, ovvero se fate il corso con me, lui l'ha fatto, costa 1000 euro, il corso mio 2 giorni di trading. Quindi il fatto che ve lo offra FSCM non vuol dire che vado lì tutti i giorni, cioè mentalmente sappiate che dietro c'è un valore e un impegno anche per loro. Ok, oltre che l'occupare la piattaforma, perché loro faranno la sala trading e quant'altro. Però, ecco, l'idea vuole essere questa, cioè di fare veramente solo trading, trading reale, così anch'io, giornata come oggi, almeno, è ok. Detto questo, poi faremo sempre con FSCM delle altre mezze giornate, di nuovo, se vi trovate bene, vi è piaciuto e quant'altro, chi a casa non è riuscito a venire, scrivete a loro, info@fscm.it, richiedete altre giornate, periodicamente le faremo, quindi va benissimo. Sul sito avete video, quant'altro, che vi dà proprio un flusso costante di roba completamente gratuita per imparare. Sulla pagina Facebook avete tutti gli aggiornamenti, sia su quello che faccio io, e sia sull'intraday, non intraday, eccetera, eccetera. Mi potete scrivere, perché qua vicino c'è message e mi scrivete il messaggio. Oppure potete in modo costruttivo commentare anche quello che viene detto, quindi è salito, è sceso, no, secondo me, di qua di là, eccetera, eccetera. Insomma, io direi che gli strumenti ci sono veramente tutti. Allora, adesso vediamo un pochino di domande, ditemi pure se ne avete. Quella messa in piedi adesso, sì. Sì, certo, assolutamente. E vendo su un certo livello. Allora, sì, assolutamente sì. Diciamo che idealmente è chiaro che, allora, la domanda era, ripeto, perché sono a casa, se ha senso, dice, io adesso devo andare via, ho visto bene la mia struttura, il mio piano di trading, metto in piedi un ordine condizionato,
che al verificarsi la condizione mi apre l'operazione. Allora, la prima cosa è guarda di poter mettere anche lo stop loss contestualmente, e questo è importante. Sappi poi in cuor tuo che è chiaro che non essendo in quel momento davanti alla piattaforma, cioè non avendo modo di valutare appunto tutta l'analisi intermarket, perché non è che puoi mettere l'ordine condizionato purtroppo che dice allora guardami che il pound sia sotto qui, il CHF sia sopra di là e questo qui è ancora sotto, allora vendi. Ecco, fosse così ti direi perfetto, è un po' complicato, però fatta la tua analisi, cioè una giornata come oggi dove è raro che succeda, ho tutte, come dico io, le paperelle belle incassonate, e soprattutto per chi sta imparando il consiglio di prendere solo questi trade, cioè quelli dove è tutto bello chiaro, non dove hai le divergenze. Divergenza vuol dire il USD è sotto, il GBP è sotto, però quest'altro che doveva essere sopra non è sopra, c'è una piccola divergenza, aspetta, non prendere quel trade. Però quando invece è tutto convergente, allora puoi dire va bene, alle 2:30 aspetto il dato, se siamo sotto quel livello lì che potrebbe essere il minimo precedente o quello che è, guarda, idealmente ti dico quello che farei io nel tuo caso, prendiamo un grafico a 15 minuti, euro-dollaro, allora io aspettiamo, dice la pausa pranzo, va bene, io mi metterei un sell al superamento del minimo precedente, con stop loss purtroppo un po' ampio ancora qua sopra. Dice, ma non me lo posso... sì, ancora dove ce l'ho adesso. Finché proprio non ti va via... Brava, vai a dimensionare la posizione e la fai più piccolina, perché dice, il bello del forex è questo. Col future, la taglia del future è fissa e quindi io sul mio euro stock ho i 20.000, 30.000 di controvalore che vi sono per contratto. Tu invece... col discorso mini lotto compagnia, poi dimensiona la posizione, dice stop più grande, faccio la posizione che mi posso permettere e quindi direi al superamento del minimo precedente con stop loss qua sopra, comunque perché per ora lo stop l'ha messo sopra quella congestione sino lì, entrami, a quel punto però dovresti aver tempo a posizione aperta di andarla a controllare, cioè se poi ti va nella tua direzione devi andargli dietro col trailing stop, perché per te già lo stop era grandino. Ti entra la posizione, prosegue, mi lasci con lo stop lì, un peccato, capito? Quindi per quello ti dico, adesso non so, FCM c'è con iPad, eh? Android, ecco. Però fai solo gestione, non mi prendi decisioni da qua. Mi raccomando, perché non hai, per quanto evoluta, la visione di dire allora quello è sopra, quell'altro è sopra, quello è sopra. No, queste cose le fai a freddo, decidi, poi a posizione entrata sposti lo stop. Chiaro, no? Per esempio, il trailing stop me lo vai a basare a quel punto solo sull'euro-dollaro, quando fa la pausina, come facevamo prima, e poi prosegue. Allora lì è inutile che li guardi tutti, hai la posizione in profitto come avevamo noi prima, me la vado a vedere e me la tengo lì. Ok, perfetto, questo vi ha risposto. Ditemi voi. C'è un consiglio di... Allora, i time frame sono il giornaliero, che consiglio di tenere in parallelo, poi il grafico orario, orario vuol dire una o due ore, scegliete voi, una o due ore, quindi proprio come faccio, scusate se rimetto Visual Trader, ma ripeto. Allora, grafico a un'ora, questo qui è quello che per chi fa future è l'NTIC, per chi fa forex no, perché non si applica. Sì, ma quello è il tick by tick, che è un'altra cosa, eh? No, 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 e questo qua tu metti un 15 minuti, secondo me, non andare sotto perché mi sembra tanto. Quindi sotto quell'orario, vedete voi, 5 minuti, 15 minuti, mezz'ora, magari ne tenete uno che continuate a variare a seconda di quello che dovete vedere, e poi non dimenticate, e magari li tieni su un altro grafico, i grafici giornalieri, molto importanti, i grafici giornalieri. Ok? L'altro consiglio è farvi dei piani di lavoro fissi, così mentalmente sempre lì, non devi andare a vedere cos'è ed evitate di spostare. Ultimo consiglio, tenete anche solo così, da una parte l'informativa, dall'altra la esecutiva e, ripeto, se fate trading dal grafico, come ho voluto fare io prima, avete già capito il difetto del trading dal grafico, che almeno io non riesco a
tarare bene. Cioè io preferisco avere il livello 1.33, quel cazzo che me lo vado a studiare sull'informativa, e poi sulla piattaforma esecutiva butto dentro il livello a mano. Ma perché io nasco con la divisione... Non fai una specialità la separazione perché... Ma poi tu lì c'hai... No, ma poi tu qua c'hai già un problema di bidask, abbiamo detto prima, no? Il mid, il bidask, non lo so. Allora io ho un flusso, 1.33.40, era il mio stop loss, che ho preso guardando i volumi, guardando il coso, vado lì e lo metto dentro a mano. Non sto dicendo non fate trading al grafico, per l'amor di Dio fatelo. Forse, mi viene da dire, rispetto a quello che... uno stop loss per esempio sul grafico, dai un po' più di margine, ecco, perché abbiamo visto che giudichi male, ok? Solo questo, non dico nient'altro, però l'abitudine deve essere sul livello, cioè tu devi avere la sensibilità. Io adesso mi ricordo, e dopo vado e la seguo da qua, che 1.33.40, cioè il buco di volume, cosa, è un livello che mi ricordo, e quello è quello che conta. Devi guardare il numero, non il grafico, capito? Questo io è quello che vi consiglio, poi non ovviamente per quello che vuole. Va bene, poi altre domande, ditemi pure, vi ascolto. Una domanda può essere banale, ma... No, ma non c'è mai niente. Diciamo che è investito nel suo ricavo. Percentualmente quant'è il tuo guadagno sul investimento? Allora, no, è un discorso complessivo. Allora, è un discorso ipercomplesso e lunghissimo. A parte che non tengo i calcoli perché non ce lo voglio, però sono indisciplinato, non dimenticarlo. No, c'è un calcolo, però è composto da un sacco di cose. Il consiglio più facile che ti do è leggiti il libro, dice tutto. Allora, il discorso, però, voglio dare una risposta a tutti, è questo, che secondo me devi fare un money management della tua vita. Allora, in questo senso, i corsi che voi avete frequentato li trovo molto positivi, perché ti danno un pochino un'idea di tutto, no? Allora uno dice affitto la casa, lascia perdere adesso con la crisi che è tutto, però, cioè tu devi proprio incastonare, cioè la cosa bella che io avevo già built in, perché ho avuto culo nella mia vita e sono nato così, era quella delle entrate automatiche, che magari avrete sentito nominare, no? Cioè cercare di crearsi tante di queste entrate automatiche. Allora, automatico o non, automatico può essere un affitto, fatta salva la crisi o quello che è. Ecco, io quello lo trovo un concetto che poi io, ripeto, a volte ci nasce, a volte devi fare il corso, insomma, quello che è, però è un concetto valido, quindi tu devi fare un money management di tutta la tua vita. L'attività di trading è una parte del tutto, non è un'entrata automatica, non lo farà mai, ed è un'entrata estremamente aleatoria. Parallelamente devi affiancare, come ti dicevo, delle entrate redditi certi, aspetta, poi guarda, lui ha fatto il mio corso 2 settimane fa su questa cosa, cioè ci abbiamo speso 3 ore su questa cosa, quindi è l'una. Allora ti sto dicendo, il calcolo da fare è questo: calcola tutto il tuo patrimonio, tutto quello su cui puoi contare. Cos'è il patrimonio? Il patrimonio non è il reddito, cioè è quello che hai, la casa piuttosto che patrimonio, ok? Quindi come ti ha fatto ragionare, attività, passività dello stato patrimoniale della tua vita, ok? Poi c'è il reddito, quindi conto economico, costi, ricavi, i flussi, ok? Allora, tu il tuo patrimonio con il trading non lo devi mettere a rischio, questo è il concetto, cioè non devi mai andare a intaccare una virgola, almeno secondo me, penso in generale, dovresti un altro dente di rovinare. No, è chiaro. No, essendo quanto fammi finire. Io però, quello che dico, avrei un'entrata. Certo. Percentuale. Allora, adesso ti dico. Tu il 90% del tuo patrimonio non lo tocchi. Ok? Metti a lavorare, almeno secondo me, soltanto il 10%. Ok? Quindi se uno ha 100, mette 10. Metti a lavorare vuol dire che non lo vai a versare sul conto trading, ma è quello che tu puoi rischiare, cioè facendo la minchiata più grande della tua vita, la giornata peggiore, la roba più folle, rischi 10 del tuo patrimonio, quindi al massimo, non... questo è molto importante. Ok.
quel 10 lì che fa parte del tuo patrimonio non lo metti sul conto trading, perché lo rischi nella peggiore delle ipotesi, ok? Ma usando la leva allora sì, metti sul conto trading quel poco che ti permette eventualmente, io dico non di muovere 10, ma di muovere 1 su 10. Allora, ripeto, 100 è il tuo patrimonio, 10 è quello che rischi nella sfiga più grande che ti capiti, quindi non lo metti tutto sul conto, ma lavori a livello trading con 1. E di nuovo non metti neanche 1 sul conto, ma lavorando in leva 10, ipotizzo leva 5, metti sul conto trading 0,1. Mi state capendo? Quindi usi la leva solo per non mettergli i soldi, non perché non ce li hai. Ok? Tu ce li hai 100, rischi 10, ma in realtà stai rischiando 1, quindi ti lasci 9 di margine per la sfiga più nera, ma in realtà metti a rischio solo 1, e sul conto metti leva 0,1, 0,2 se usi leva 5. Questo è fare trading con la leva 1 a 1, mi capite? Cioè io uso la leva, anche 400 quello che è, ma io da qualche altra parte quei soldi lì ce li ho veramente. Per quello ti dico ragiona in termini di controvalore. Ce li hai veramente da qualche parte 100.000 di controvalore che se li perdi, ipotizzando la sfiga più grande, li puoi rimettere tutti? Perché il discorso margine è che tu puoi mettere... puoi perdere di più del margine che metti, no? No, aspetta, io ho capito, se mi fai finire un attimo che ti dico tutto. Allora, 100, 90 deve salvarsi da qualsiasi evento, 10 a rischio, di cui a rischio vero metto 1, e sul conto trading metto 0,1, 0,2, leva 5, leva 10. Va bene fin qua? Ok. Ultimo passaggio. Ti fissi delle perdite massime giornaliere, settimanali, mensili, basate su quelle cifre, su quant'è il tuo 0,1 rispetto a quello che... e le alimenti col reddito. E le alimenti col reddito, cioè con i redditi, non col patrimonio, alimenti la perdita. Cioè se tu di perdita massima giornaliera hai messo i 100 euro, ipotizzi 200 euro, di perdita massima settimanale hai messo 400-500 euro, perdita massima non so quant'è, ognuno se lo fa in base a quel calcolo lì, che cosa vuol dire? Che se quel giorno raggiungo la massima perdita giornaliera mi fermo, se quella settimana raggiungo la massima settimanale mi fermo, se quel mese raggiungo la massima mensile mi fermo e ricomincio il mese dopo, mi capite? Quella perdita lì la devi alimentare col reddito, secondo me, cioè devi sempre far trading con l'in più, in realtà, cioè per calcolare quanto ti puoi permettere usi il patrimonio, ma poi alimenti il conto trading e quant'altro col reddito, ok? Detto questo, stai facendo trading con l'in più, questo ti dà già modo di farlo in modo distaccato, di riuscire e quant'altro, ok? Perché tu non hai preoccupazione, sono soldi in più. Certo, non è il tuo reddito quello con cui mangi che metti nel conto trading, no? È l'in più. Infatti io dico sempre, siccome le cifre in ballo sono basse, io inizio, consiglio di iniziare con 100 di perdita massima giornaliera, 200 settimanale, che vuol dire due giorni a settimana di perdita, poi quella settimana lascia perdere, e 400 euro di perdita massima mensile, che sono due settimane in perdita. Così funziona. E poi andate per multipli quando diventate bravi, o ve lo potete permettere, ok? Benissimo, quei 100 giornalieri che tu puoi perdere, io dico sempre, abituati a dire, oggi ho perso 100, prendili da un'altra parte, dovevo uscire a cena, piuttosto che, vabbè, stasera non vado, recupero quei 100 lì, che non è poco, perché se tu non ti punisci, tra virgolette, va bene, la disciplina è tutto, però li riesci a monetizzare, capito? Cioè, se tu quella sera dovevi uscire a cena, e non ci vai, dice, cazzo, cioè, lo vedi. Se invece è un numero, vai a cena lo stesso, il giorno dopo rifai una minchiata tale quale. Aspetta un attimo. Allora, detto tutto questo, questo è come si fa trading, i ritorni sono, uno, inizia a coprirti i costi, quindi alimenti il conto trading e tutto con il tuo reddito, ok? Con l'in più del tuo reddito. Ti copri i costi, quindi i costi di apprendimento che sono le perdite e il tuo tempo, perché datti uno stipendietto perché ci perdi tempo, se no oggi sono solo, che cazzo stiamo a fare.
Quindi primo livello è sopravvivere un tempo sufficientemente lungo per farmi quell'esperienza, che ne ho viste tante, ho tanto screen time, e allora ho quella sensibilità per dire rientro, entro, lo stop loss. Secondo, quindi all'inizio ti copri i costi, ma non è che se tu oggi perdi 100 dici oddio, è un investimento che fai come un corso o qualsiasi altra cosa. Poi vai in pari, che già è tanto, nel momento in cui andrai in pari da questo calcolo, sei già nel famoso 90% al di sopra di quelli lì, perché tutti perdono, e poi i profitti arrivano da soli. Aspetta. Poi, altra cosa, fare on and off, ti rispondo, non ti preoccupare, dal trading reale è importantissimo. Lei sta imparando, dice, allora, quel giorno che tu perdi più di 100, ti fermi col reale ma vai avanti col simulato. Quella settimana che hai perso 200, ti fermi col reale ma vai avanti col simulato. Cioè, devi fare un continuo andirivieni simulato reale, perché? Perché appunto, se non metti i soldi non sai com'è. Però tipo ti rovini, cioè se continui quei soldi non arrivi a vederne tante, non ti accumuli esperienza. Quindi il mio consiglio è che fare in modo onesto, cioè senza barare, intendo dire, simulato il reale, facendo questo avanti e indietro, gli aiuta tantissimo, perché arrivate a un certo punto dove il reale e il simulato per voi non hanno alcun tipo di differenza, se lo fate bene senza barare, vi assicuro che è così. Cioè io oggi è simulata, vi assicuro che a livello di coinvolgimento, emozioni, per me è uguale, ma perché quando imparavo nel 2005-2006, soprattutto nel 2006, quell'anno, continuavo a fare con questo avanti e indietro, che dopo un po' sarò facilitato dal fatto che non mi ricordo di essere a sinistra, però non mi ricordavo più neanche se era simulato reale, e lo facevo con la stessa cosa, che ancora ti aiuta molto. Poi, ultima cosa, e per risponderti, tu se vuoi sapere il trader quanto fa, quanto non fa, non ti devi preoccupare oggi, quanto ha fatto sul mese, quanto ha fatto questa settimana. Ti dico sempre, guarda solo il suo tenore di vita, è l'unico elemento che ti può dire la verità. Perché io ti posso mettere qua tutti gli eseguiti, farti vedere performance strabilianti o pessime. Non lo so, non sono vero. Aspetta, no, ma infatti il calcolo percentuale, anche quello non è vero, perché può essere una percentuale che vale questo mese, quest'anno, questo secolo, ma poi non vale più. Cioè purtroppo dal 2008 a oggi, 2007, crisi finanziaria, quello che abbiamo imparato è che tutti quei discorsi, a qualsiasi livello, dai grandi fondi istituzionali, hedge fund, all'ultimo dei trader, non valgono più. Cioè chi era bravissimo nello scalping, e ne conosco, che portava a casa i 2000 euro al giorno, parliamo di numeri, adesso non riesce più a farli perché le macchinette non si riesce più, per dire. Il grande fondo che performava non ha più performato, quella, cioè, voglio dire, purtroppo una cosa che ci ha insegnato la crisi, secondo me, è che ragionare così ti porta fuori strada, ti porta fuori strada. Cioè il mio consiglio è, usa quella specie di money management che dicevamo, basato su quello che ti puoi permettere, facciamola facile, copri prima i costi, poi vai in pari, i profitti arrivano. Quali sono i profitti? Allora, sono quei profitti che sono sempre l'in più, perché se tu fai trading con l'in più, quei soldi lì non ti servono per vivere, sono l'in più. Poi però che cosa fai? Se sei bravo, come dici, tra anni arriverai a fare dei profitti, li butti nel patrimonio, cioè vai a incrementare quel 100, quello è il gioco. E quindi non fai più trading con uno, ma diventano due, diventano 0,2, e però ti vai sempre a proteggere rispetto all'anno nero che può arrivare, il periodo nero, il metodo che è da rivedere, eccetera, eccetera, e quindi riesci a sopravvivere. Cioè, secondo me lo scopo deve essere imparare, non pensate alla performance, alla percentuale, alla cosa, sono cose puramente illusorie, almeno secondo me, e che sul lungo periodo non servono a niente, perché questa crisi ci ha fatto capire che è vero tutto il contrario di tutto. Cioè, se il famoso discorso affitti, aste immobiliari poteva essere vero 6 anni fa, oggi non è più vero perché c'è la crisi, cioè, hai capito? Quindi tu impara a fare una cosa, sappi almeno che i mercati non ti chiederanno mai, e se quella cosa la sai fare, te la tieni di lato e farà on and off con la tua vita reddituale e patrimoniale, che però deve continuare. Quindi lui adesso sta investendo, parlo di Massimo, che è una persona che seguo, un periodo della sua vita e sta facendo solo questo,
cosa che io sconsiglio a tutti, ma lui ha le condizioni per farlo per una serie di ragioni, e giù al bar cosa gli ho detto? Guarda Marco, se poi fra un anno o due finisce la crisi, tu quest'anno o due studia tanto e stai lì più che puoi, assorbi, ma torna un'opportunità lavorativa, prendila, questa cosa che hai imparato ti rimane, ricomincia a fare il discorso reddito, patrimonio e compagnia. Cioè questo, cioè io voglio imparare una cosa che mi tengo lì, tu sei molto giovane, adesso che sei giovane, no, sei giovane, perché ascoltami, te la tieni lì e quando arriverai alla sua età, se Dio vuole, tutto quanto la saprai ancora fare. Cioè io dico sempre, finché a te andare nel mondo trovi un lavoro che ti danno dei soldi, che fanno reddito, usalo. Arriverà un'età dove certi lavori non lo trovi più. Lì userai questa cosa che nel frattempo hai imparato. Cioè veramente, secondo me per imparare sono 3 anni, 5 anni, ma poi è una cosa che ti devi portare dietro per 30 anni. Allora io ti posso garantire, e concludo, che una cosa che a me ha aiutato in questi anni di crisi economica a livello di economia reale, appunto io faccio anche consulenze, cose varie e quant'altro, quindi sono cose che si sono anche ridotte, no? In questi anni di crisi, perché sono voci, faccio consulenze anche di comunicazione perché mi piace, social network e quant'altro, quindi... Il trading è sempre stato quello che mi ha dato la serenità, cioè io so di saper fare quella cosa, quindi un periodo in cui lavoro un pochino di più, faccio un pochino meno trading, poi dipende anche dai mercati. Periodo in cui invece ti chiamano di più, il trading lo metti fermo restando, che però da 2007 a oggi, e questo è un discorso importante col quale concludo, cioè il trading deve far parte, diciamo, proprio di quel money management a livello di vita. Allora, io non facevo corsi dal 2008. Ho ripreso a giugno dell'anno scorso perché ho detto, secondo me siamo in un periodo che potrebbe succedere qualcosa, non so cosa perché non faccio previsioni, cioè io ho smesso di fare corsi, l'ultimo l'ho fatto a dicembre 2008, gennaio, qua eravamo, mercato azionario, perché ho detto inizia la crisi, secondo me non è. Adesso tu mi puoi dire quello che vuoi, ma di base non è successo una mazza, o molto poco. Hai capito? Adesso ho ricominciato perché secondo me S&P 500, massimi di tutti i tempi, il Nasdaq che ha corso, quell'altro, quell'altro. La crisi che c'è ancora ci metterà anni a passare, la crisi economica. Però a livello mercati finanziari, secondo me, può darsi che fra qualche anno, magari non subito, arrivi un periodo in cui potrei... Allora lì magari dici, non ti dico i mercati del 2000 pre-Nasdaq, pre-tutto, ma ti dico mega esaltazione, rialzi e quello che vuoi, allora magari... È chiaro che se mi torno a mercato come nel 99 non è che vado a fare le consulenze tutti i giorni, mi strutturo la giornata per sfruttare un bull market. Cioè è proprio per quello che fai fisarmonica, perché dici, cazzo adesso tira di brutto, va tutto, allora la mattina io a lavorare, ok che lavoro, però vado dalle 11:30 in poi. Però il problema è arrivare preparati a quel momento, allora è per quello che dico, secondo me può essere un buon momento. Chiaro che quando il mercato tira lui... troverà anche opportunità lavorative e quant'altro. Vai, ciao, stato smettiamo. Sì, sì, infatti. Poi senti loro e... Grazie, ciao, a presto. Adesso finiamo, scusatemi, anzi, mi sono dilungato. Quindi, capito, allora io ti do la performance mensile, anno. Io preferisco ragionare in questi termini. Il mercato tira, sai fare quella cosa, fai un pochino più di trading. Se torno a un mercato, non ti dico pre-2000, mi basterebbe un 2003-2006. Il piccolo bull market che ha fatto in quegli anni, io vi assicuro in quegli anni fare trading era molto più facile che non dal 2007 a oggi su mercati di quel tipo. Allora è chiaro che con un environment, con un ambiente di trading di quel tipo dedichi anche più tempo, no? Quando vedi che non succede una mazza, lateralone, parlo dell'Eurostox, dei mercati azionari, ti puoi anche dedicare altro, e in quel discorso di money management globale funziona. Allora io ti dico, invece di dirti 10% all'anno che è un numero, 3%, 2%, chi se ne frega? Io, il mio discorso ideale può essere, torna al mercato pre-new economy, ora che arrivo alla sua età, speriamo, se Dio vuole, tutto quello che è, magari in quei 2-3 anni mi faccio un po' di pieno, e quando ritorno alla sera all'ora farò qualcosa. Cioè, capito? Io preferisco ragionare così. Fermo restando che lo scopo è imparare una cosa, imparare bene, farla propria, e poi continuare a fare on and off. Questo è quello che penso io. Va bene? Concludo. Allora, salutiamo le persone da casa. Ultima domanda, la mettiamo a sparare. Intanto scolleghiamo le persone a casa. Grazie a tutti.